complici rombante di Griglia di Partenza in collaborazione con Diavolina, Peugeot Scooter, Fassina, Nolan, Polini, Jaguar Monza, Valley Store, Go and Fun Green Energy Drink, San Carlo, amici miei, buonasera, benvenuti a Griglia di Partenza in diretta dagli studi di Telenova di Milano e su tantissime televisioni in tutta Italia, pensate più di 25, saluto a questo proposito anche gli amici di TV Vicenza che ci trasmettono rigorosamente in diretta sul canale 832 di Sky, 832, non più 830, 832. Saluto anche gli amici di picchipicchi.com che trasmettono in diretta streaming Griglia di Partenza, il nostro sito grigliadipartenza.com sul quale da domani mattina potrete visionare questa puntata e tutte le altre in repertorio, per cui insomma siamo molto attivi. Saluto anche gli amici di Automoto TV che ci trasmettono venerdì dalle ore 18 e sabato da mezzogiorno dalle 12. Grazie a tutti ragazzi, siamo forti, teniamo duro anche in questi momenti così complicati. Vi saluto e vi presento tutti i miei amici di questa sera che sono poi i vostri amici. Parto da Chiara Beretta che è qui di fianco a me. Ciao Chiara, tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Perfetto, ciao a tutti. Grazie per essere con noi. Adriano Narducci. Ciao Franco, tutto bene, grazie. Bene, sei in forma? Confermato? Informissimo. Supercross confermato. Supercross confermato, partiremo da settimana prossima a fare gli spiccheraggi, per bene. Cui rimanete in attesa della messa in onda. Esatto. Campionato fantastico. Poche parole e tante emozioni. Assolutamente, grazie Adriano. Paolo Blora, ciao Paolino. Ciao a tutti. Sei in forma? Formissima. Gramme Oro, responsabile ahimè, ai loro anzi, dei piloti del motomondiale in pista. Scherzo Paolo, come sempre, ti sopportano però. No, sono bravi i piloti. Sono bravi loro me. A sopportarti, certo. O sei bravo tu? No, no, sono bravo a sopportarmi. Grazie Paolo. Simon Polini, buonasera Simon. Ciao, tutto bene? Bob. Sì, tutto bene. Prendo subito occasione di mandare un saluto e un incoraggiamento a Federico Fracasso, che era quel ragazzo che era venuto quei ragazzi che erano venuti per la 6 ore che organizzano sì. tutti gli eventi, perché ha avuto un brutto incidente, si deve rimettere presto anche perché è diventato papà da pochi giorni. Bene, auguri. Auguri Federico, ti aspettiamo presto ancora a Griglia. Arturo Merzario, buonasera. No, grazie, Arturo. Gelato. Ciao Arturo. Stavo facendo una riflessione sulla sigla 832, sai che è una sigla famosa, importante, perché negli anni 70, tema Ferrari, quando ricordo, te 830. Eri bambino, sì. c'era il famoso tema, la tema Ferrari 832, che era il sogno di tutti i giovanotti. È vero, è vero, mio Bravo. Povero zio che ricordo, si era tolto quella voglia lì. Complimenti, grazie Arturo. Pernat. Buonasera, ciao tutto a tutti. Bene? Sì, volevo fare un piccolo ricordo di Doriano Romboni, che un po' che non ne parla più nessuno. Fai bene. Che ci ha lasciato. Magari la prossima trasmissione fare quei 10 minuti con qualche filmato. Volentieri. O fare qualcosa per la famiglia, che secondo me volentieri, è Carlo. Giustissimo a ricordarlo. Grazie per essere con Prego. Noi, Carlo. Giovanni Zamagni, ciao Zam. Buonasera. Stasera, ragazzi, ci sono un sacco di discussioni, si apriranno una marea di... C'è il Far West. È un casino completo, perché adesso sembra che ci sia una nuova idea di Espeleta che vuole cambiare il regolamento a 2 settimane o 3 dall'inizio del mondiale. Non adesso, perché avanti. Qualche settimana. Come no? Sì, l'11 di marzo. L'11 di marzo lo ufficializzano, ne parleremo. Ma ne parleremo. 5 giorni. Ragazzi, vuole la standing ovation, Beppe Gabbiani è tornato apposta per stare con voi, ma vuole questa cosa qui. Ciao Peppino, in forma più che mai.
Alla mia destra Alessandra Brena. Ciao Alessandra, microfono. So Ciao che tutti. Tu stai cercando di fregarci. Dopo sentiamo quanti like, si dice così, no? Abbiamo sulla nostra pagina Facebook. Ma anche tu ce l'hai la pagina Facebook? Sì, ho anche una pagina Facebook che appunto è www.facebook.it/AlessandraBrenaOfficial. Quindi semplicissimo, tra l'altro io. Seguitemi tutti. Assolutamente, va bene, grazie Alessandra. Federico Leo, ciao Fede, tutto bene? Tanti piloti giovani, tanti piloti veloci. Buonasera Fede, sei in forma? Sì, sono in forma, sono in attesa di decidere qualcosa per il campionato perché mi hanno penalizzato molto quest'anno, quindi... Cioè ti hanno promosso, mi spiegavi prima di cominciare, ti hanno promosso mi hanno promosso graduatoria. Di qualifica, mi hanno messo gold, ma così mi hanno un po' penalizzato a livello di campionati perché avevo già quasi firmato per il mondiale WEC e facendo così mi hanno messo gold all'ultimo istante. Cioè vuol dire essere sei a tutti gli effetti un pilota professionista, no? Sei equiparato in quella categoria lì. Sei penalizzato. Però insomma fai più fatica a trovare Aguas o qualche pilota. Vabbè, Fede, è un casino, d'altronde questo ne parleremo stasera. Il motorsport è una complicazione dopo l'altra. Altro giovane velocissimo, ciao Kevin Giovesi, tutto bene? Ciao a tutti, buonasera. Sei in forma? Tutto bene, informissimo. Tu sei gold, silver, bronze, cosa no, sei? No, non sono niente, devo decidere ancora cosa fare l'anno prossimo. Best the fair, talk the fair, cos'è che sei? Vabbè, devi ancora decidere cosa fare da grande. Sì, sì. Va bene, poi ne parliamo. Mauro Valli, buonasera Mauro. Ciao Franco, come stai? Ciao stasera a tutti. Stasera uno degli argomenti sarà il Salone di Ginevra, tante novità, dipende dal punto di vista, tante belle, tante anche secondo me inutili, ne parleremo con voi. Un sacco di macchine americane per tutti. Molto esperti di prodotto. Nando Cazzaniga, buonasera. Ciao, Nando. Ciao. A cosa dobbiamo l'onore, Cazzaniga? Perché lei di solito ci snoba, lei non si presenta, lei di solito mi svicola. No, non è vero, non e invece è vero. Stasera sempre degli impegni. Va bene. Tutto bene? Bene, grazie Franco. Palazzoli, buonasera. Buonasera. Ciao Nando Franco. E poi vi annoieremo un po' anche con notizie sulla Formula 1. Ma secondo me invece è più divertente parlarne quest'anno di tutti gli altri anni, con tutti sti macelli. Sì, se si riesce a spiegare che cosa sta succedendo. Dovrai spiegare, come ti dice l'altro nostro ospite vicino a te, ma lo vediamo per ultimo. Saluto Pino Allievi, buonasera Pino. Buonasera. Reduce dal salone, dove ha parlato anche insomma con personaggi molto molto importanti, ve ne daremo conto a breve. Ezio Gianola, buonasera Ezio, ben ritrovato. Ciao. È ritornata la voce? Sì, sono stato a gridare al CEV ai nostri ragazzi perché abbiamo debuttato con quei 6 o 7 che abbiamo. Com'è andata? Giovani. Ma gli spagnoli sono sempre aggressivi, hanno sempre le moto buone, però abbiamo anche noi un po' di piloti buoni, Marini, Migno, un po' di ragazzi. Dimmi caro. Test, si date davanti? Sì, avanti. Primi? Avanti Andrea, no, avanti. Fine test? No, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. I transponder non li ha montati, però vabbè. Adesso quest'anno ci confrontiamo bene, vediamo un po'. Va bene, poi ce li porti in studio, sì, ce l'hai promesso. Saluto Silvia. Tre. Silvia, ciao. Ciao Franco. Contenta come una Pasqua. Sì, cos'è che... devo ringraziare tutti i nostri nuovi seguaci perché abbiamo raggiunto la quota 1000. I seguaci? Cosa siamo, una setta segreta? Cos'è no, che c'è? No, 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 tutti i nuovi amici sulla pagina di Facebook perché abbiamo superato la quota 1000. E benvenuti quindi anche a voi. Se bello, volete chiamare qua in diretta vi ricordo il nostro numero che è lo 02 48 01 09 21, ma lo sapete meglio voi. E poi la nostra mail che griglia@telenova.it. Non mi sei sembrata molto convinta. Tra l'altro vengono a trovarti ancora i tuoi amici mantovani, uno dei quali con i quali ti sei fidanzata tra l'altro recentemente. Ti scrivono il bigliettino nei fiori, una roba di una tristezza. Meraviglioso, meraviglioso. Vedere Franco. Franco condurre la trasmissione dal vivo è molto interessante. Essere presenti a vedere anche te è magnifico, sei bellissima. Top, grazie, qua, grazie top, agli amici mantovani, vieni. Grazie. Scherzo. Allora l'abbiamo lasciato per ultimo perché vederlo è sempre un piacere, un onore averlo qua, anche se in questo momento è molto triste, perché siamo tristi noi, possiamo immaginare quanto sia triste lui, perché non è possibile pensare, secondo me, Claudio Costa slegato dalla clinica mobile. Io so che così non sarà mai, però a tutti gli effetti Claudio Costa da quest'anno non sarà più presente fisicamente con la clinica mobile. Io so che sarà difficile stasera vederti sorridere, però il fatto che tu sia qua ci fa sorridere il cuore, siamo felici che tu sia con noi e ci piacerebbe riuscire a portarti un momento comunque di conforto, di allegria in un periodo così magari complicato, difficile, anomalo, perché la clinica è Claudio Costa. In questa condizione io prendo, diciamo così, lo spunto da Carlo Pernat, che ha ricordato Doriano Rombone.
In un giorno di autunno che era già inverno, o forse preludeva l'inverno, tanti piloti si sono ritrovati per ricordare Marco Simoncelli, per aiutare la fondazione che Marco Simoncelli simboleggia, per portare aiuto a chi soffre. Ed era una giornata del ricordo, della nostalgia, del rispetto. In quel giorno d'autunno, che era già inverno, Adriano Romboni ha portato anche lui un dono. Un dono insostituibile, un dono meraviglioso. La sua vita. E in quel giorno grigio, che era già autunno, a quel punto Marco Simoncelli e Adriano Romboni si sono presi per mano e in una luce incredibile per quella stagione se ne sono andati forse in un posto che noi non conosciamo, però sorridevano ambedue perché ci ricordavano che solo qui, in questa maniera, l'uomo può trovare i frammenti del paradiso perduto. Ciao Adriano. Grazie Claudio. Adriano. Era chiaro. Claudio, ti posso chiedere perché si è arrivati a questo tuo addio, arrivederci, insomma, anche se, ripeto, rimarrai, la clinica mobile è Claudio Costa. Adesso vediamo una serie di fotografie con forse la prima clinica. È abbastanza banale dire che pochi giorni fa il compleanno mi ha messo sulle spalle 73 anni. Però credo che i maestri, anche se credo che sia improprio chiamarmi maestro, però credo che i maestri devono disegnare un successore. Ci sono maestri che non lo fanno, ci sono maestri che quando lo fanno talmente tardi che gli allievi, i successori sono già anziani. E io ho pensato che, come ho fatto la clinica mobile in quell'età che ha questo mio successore, ho capito che è un momento giusto, perché solamente a un giovane che ha il cuore che batte di passione, di voglia e quindi di continuare a portare avanti quello che è lo spirito, la filosofia della clinica mobile, cioè trasformare le ferite in un dono, credo che fosse arrivato il momento. E quindi io ho deciso di disegnare il successore e quindi faccio un passo indietro, sarò presente perché vorrò andare a vedere dei gran premi alla clinica, ma più che altro nella clinica vedere e avere la soddisfazione che il successore che ho preso continui realmente a fare quello che la clinica ha sempre voluto, cioè essere all'altare dove il pilota ha sempre celebrato, e qui piloti ce ne sono, il rito meraviglioso di risorgere dalle ferite, dalle fratture, dalle malattie. Io rimango oggi forse a raccontare un sentimento che è un sentimento struggente, che è la nostalgia. E quindi farmi sorridere non credo che sia facile, però credo che devo sorridere al fatto che la clinica mobile, che io pensavo che si sarebbe fermata con me nel corso della mia esistenza, possa continuare. Continuare a fare che cosa? Continuare a portare una parte di me dentro a se stessa, perché io sono la sua mamma, sono i suoi genitori. E fino a che un pilota nominerà il mio nome e anche tutti quelli che non conosco, che mi hanno sempre fatto dei gran complimenti, delle volte mi hanno anche imbarazzato per l'esagerazione che mi dicevano, però il contatto, la stretta di mano, l'abbraccio, una mano sulla spalla, fino a che qualcuno di questi lo farà. Beh, non è detto che io sia uscito realmente dalla clinica mobile del motociclismo. Ecco, e chiedo a Ezio, a Zamagni e a Pernard, che sono quelli che più degli altri hanno visto, no, sul campo, che cosa rappresenta davvero la clinica mobile, perché non è un posto dove ci si cura solo la frattura, dove si viene portati. È una cosa molto più complessa, molto più piena, no? Beh, io posso dire l'esperienza, io ho fatto 10-12 anni con Claudio, e poi a un certo punto anche nella mobile non era solo metterti a posto le fratture o tutte le altre cose, era anche una parte mentale di Claudio, cioè lui ogni tanto ci aiutava quando non riuscivamo, magari avevamo in ballo un mondiale e poi andavamo a finire da lui,
perché poi lui ti dava anche una forza mentale. Secondo me poi la clinica mobile di Claudio è molto mentale, il nostro sport. Cioè lui faceva correre e ci ha fatto correre con tutte le ossa rotte magari il giorno dopo. E questo, se non te lo metti in testa, certo, il dolore viene superato dalla testa. Lui era uno così, cioè che ci ha fatto correre. È uno così, no? È uno, io penso solo in quest'ultima stagione. Poi ci sono state delle notti, miracoli con Pedrosa, esempio, con Marquez, cioè, qua, nei messi in pista, che voglio vedere io. Cioè, con ci sono state delle notti a Suzuka, dove sei fuori dal mondo, dove facevamo in camera delle serate, ci raccontava anche di cos'era il corpo umano, io, Reggiani, Casoli, Romboni. Chissà cosa capivate, capiamo, c'è niente, un clan di cervelli di quelli proprio... Franco, esatto, Franco, non capiamo niente. Arrivo, no, avevo anche telefonato. L'ultima cosa che vi ricordo, un giorno la racconteremo, è che Claudio aveva inventato anche la classifica sulla donna. Cioè la donna gli dava una classificazione che non era un numero. Cioè, pensa che cosa facevamo oltre mettere a posto. Cioè avevamo inventato che dagli, quando passava una bella donna gli dicevi quella lì è un 8 o un 5, era brutto. Allora avevamo inventato dei nomi con lui. Partendo dai nomi che quando dicevi quella lì è una Marisa, la Marisa nel gergo italiano è la Marisa classica, un 6, quindi un per 6, non dirgli quella lì è un 6, diciamo quella lì è la Marisa, una Marisa. Allora diceva alta voce, mi dici chi era il 10? Chi era il 10, scusa? No, il 10 era la Diana, la Diana. Diana era 10, però la migliore era la Purtroppo, no. La Purtroppo è un 8, è quella che quando gli dici senti stasera siamo e lei ti dice sai purtroppo ho già un appuntamento, sai purtroppo se me lo dicevi prima, e facciamo tutte quelle cose lì oltre che va bene. Verrat poi pigliò la telefonata, c'era anche Verrat, sì che c'era. Siccome non battevano chiodo, sì, mai, allora davano Claudio, i numeri, non faccio fatica a i numeri per loro. Il pregio della clinica mobile, no, era che in caso di necessità, mentre noi nell'automobilismo, ora che arrivava, mettevano in moto il 238 Fiat, si andava all'ospedale, faceva in tempo a fare, il pregio della clinica mobile, e io ne ho avuto occasione di provarla su me stesso al motor show, è che era presente, era sempre presente con uno staff altamente qualitativo per poter intervenire laddove era necessario, cioè, senza perdere la clinica, poi la telefonata. La clinica in quattro parole era, non so se sarà ancora, il motociclismo vero. Vedi. Dov'è che tutti i piloti si incontravano? Mica nelle hospitality? Si incontravano in clinica. Infatti sta vedendo le foto. Che dov'è che parlavano, si scambiavano le cose che non si scambiavano in clinica né con i giornalisti né fra di loro? Clinica mobile. Da lui. Poi c'è un'altra cosa, che la clinica mobile aveva un appendice a Imola, no? Vabbè, la cena sopra. In una casa, no, in una casa antica che è casa sua, sì, al primo piano, dove lui ha una cucina con un forno dove sua mamma fa le grigliate, fa il pane, eccetera. Un giorno mi invita e credo che dovesse venire anche Senna, quel giorno che era nevicato a Imola, c'erano le prove della Formula 1. C'era del Zolt che... Dico a Senna, dico ma dai vieni ti porto a mangiare, era mezzogiorno così, andiamo al dottor Cosa, guarda se ce la faccio. Poi alla fine non è venuto perché non sapeva come tornare indietro sapendo che noi ci saremmo fermati. Vado a mangiare da lui, eravamo in pochi, c'eravamo io, Claudio, suo fratello, rinomato speaker di Imola, Carlo, e soprattutto c'era sua mamma che è una cuoca sopraffina, no? È una persona eccezionale. Vado a mangiare e vedo che è apparecchiato per molta gente. Dico, ma Claudio chi c'è? Ma no, non ti preoccupare. Qualcuno arriva. A un certo punto sua madre dice, vado a chiamarli, perché lui è una casa molto grande. Sì, vai. Allora, la mamma è andata ad aprire le stanze, sembrava un ospedale, uscivano degli zoppi, degli storpi, della gente con il braccio ingessato, eccetera. Perché lui teneva a casa sua tutti i più grandi fratturati del moto mondiale per fare la rieducazione. Vi ricordo che c'era... Eravamo in tutti. C'era De Radiges, ce n'erano altri, gente culon, gente improbabile. Improbabile, e tutti a tavola a mangiare piadine, tagliatelle e finire con qualcuno, litri di nocino. Hai dovuto imboccare, ecco, qualche ingessato? Quindi questa, sì, ma delle cose incredibili. Questo è il mondo di Costa, no? Trovare,
Sì, sì. Assolutamente sì. Tu sei solo che di notte poi suo fratello girava in sonnambula anche. No. Ecco la pappalina lì, era tutto un mondo. Zamolo intervenire. Infatti, molti hanno sempre pensato che ci fossero i fantasmi. E invece era tuo fratello che girava tutto strano. Chiariamo. Allora, stavi lì sulla parete, lui poi sei andato. Chiariamo che il bello della clinica mobile è che lui e i grandissimi specialisti che ha avuto, perché alcuni ci sono ancora, c'è Rubini, c'è quello del Rotary, che il cardiologo, come si chiama, dai, famoso. Vi verrà, eccetera. Sì. Sono una banda di matti, erano e sono una banda di matti. Dentro la Caroli, eccetera, sono una banda di matti con i quali ti curavano nel miglior modo possibile, ma poi avevano anche il dono della leggerezza, perché adesso Claudio Marcello qua sembra serio, ci racconta delle cose, eccetera. È una persona divertentissima, cioè lui ha avuto un figlio, non so se lo sapete, ha quattro zampe. No? Nella casa di campagna teneva questo bambinone grosso a quattro zampe, giocondo. Rosario. Vado una sera da lui e mi dice, sai, adesso arriva Rosario, guarda, gli dico, ma chi è Rosario? Ma sai, è come se fosse un figlio. A un certo punto si spalanca la porta e entra un maiale, mentre eravamo tutti a cena. Rosario, che dice anche stasera. Il maiale Rosario, al quale lui faceva l'esame del sangue per vedere se aveva il colesterolo alto. Grande, capisci? Claudio, che è vero bello. O no? È riuscito a farlo ridere, ce l'hai già fatta, va bene. Bravo Pino, bravo. Guarda che era bello. No, Pino. Quindi lo faceva perché con l'allegria guarivi. Poi lo ammazzava, lo faceva per questo. No, non l'ha mai ammazzato, è l'unico maiale morto. Allora è l'unico, perché tutti quei ciccioli che mi davi. No, ma ha la sua tomba dove è scritto: qui giace quel porco del mio amico Rosario. Zan, veloci poi, sentiamo tutti gli altri. Alla fine siamo riusciti a ridere, va bene? Bene. La magia di Griglia, dai. Io sono arrivato nel mondiale nel 1992, lavoravo a motociclismo e il vice direttore era Carlo Canzano. E Canzano, quando mi mandò il primo Gran Premio, mi disse: se sei in difficoltà, se hai qualche problema, se non riesci a parlare con nessuno, vai in clinica mobile. Io dico: ma cazzo, io sto bene, grazie a Dio, che vado a fare in clinica mobile. Tu vai in clinica mobile e vedrai che... Allora, insomma, così ho fatto, perché cazzo per me era legge. E questo sono andato in clinica mobile e lì ho conosciuto il dottor Carlo Costa. E ho capito perché bisognava andare in clinica mobile. Poi la cosa secondo me bella, che dal 92 a oggi, naturalmente lo diciamo sempre, ma il motociclismo, come la vita si è evoluta, è cambiata, ma la clinica mobile è fortunatamente è rimasta quella, un'oasi all'interno del paddock, e lì sono tutti pazzi, ma il più pazzo di tutti è lui, è Claudio. Fuori discussione, Franco, di aneddoti ce ne sono tantissime. Io ad esempio mi sono rotto la clavicola e la prima cosa che ho fatto sono andato da lui, no? Lui mi guarda, dice: no, ma non è il caso di ingessare, no, no, ma io devo andare a Buenos Aires, adesso c'è il Gran Premio. Sì, ma vai tranquillo, guarda, ero sull'aereo, gli ho cacciato tanti di quelli. Ci pazzivi dal male. Terribile. Però insomma ha avuto ragione lui. Inizio velocissimo e devo fare la pubblicità. No, ma faceva degli esperimenti pazzeschi. Una volta a Vitali, che si spaccò un dito, gli mise un bottone alla camicia, fa tira giù il bottone alla camicia, gli ha messo un bottone qui, poi gli ha fatto delle cose, gli giuro, con un bottone alla camicia, perché si era inventato di tirare senza fare, cioè sono stati delle cavie, ma lui delle cavie. Inventava per farti correre tutto, per dirti, ma possiamo stare qua fino a domani? Cioè, bene. Noi siamo stati una famiglia. Era lo con spirito goliardico. Allora, mi fermo un attimo. Una volta. Sento, credo che sia giusto che mi ritiri, perché ma se ho questa dimensione mentale. No, invece devi rimanere. C'ha questa nomea. Se non è un chiaro invito. È vero, Carlo. È un suggerimento, insomma, dai. Bene, un secondo solo, poi torniamo in linea di partenza con le vostre telefonate. Parleremo anche dei nuovi regolamenti. Ragazzi, non è ancora cominciato il MotoGP. Cambia già il regolamento. Che bellezza. Che spettacolo. Questa sì che è una bella storia. Torniamo subito, un minuto. Un uomo entra in un bar, ma è il bar sbagliato. Un caffè, grazie.
Ma io vado. Non hai dimenticato niente? Bei denti. Vuoi tenerli così? Meglio due. Fuori casa, Vivi Dentsilite aiuta a mantenere i denti sani. Mi trovo negli stupendi saloni della concessionaria Sei Motors Nissan di Monza da 22 anni, concessionaria monomandataria importante del marchio Nissan. Tanta qualità, tanta esperienza, tanta professionalità per respirare l'aria del mondo Nissan. Sei Motors è il posto ideale. E poi tanti modelli nuovi, come la Qashqai, vero Moreno? Vero Franco, Qashqai è il crossover più venduto al 2007 ed oggi è ancora più bello. È anche nella versione 1.6 diesel automatica, disponibile anche 4x4, pensa, a partire da 19.990 euro. Prenotate un test drive, abbiamo belle vetture, abbiamo 20 anni di esperienza ed il gioco è fatto. Sei Motors da oltre 20 anni si dedica esclusivamente alla vendita delle vetture del marchio giapponese Nissan, una vera garanzia. Scopri la nuova Qashqai e l'universo Nissan da Sei Motors in via Visconti 15 a Monza, a pochissimi passi dalla stazione. Diavolina Pellet Spazzacamino, il prodotto brevettato da Diavolina che pulisce dall'interno. Non potendo pulire e accedere direttamente là dove la fuliggine si deposita, l'unica alternativa è uno strumento capace di agire dall'interno. Basta versare l'intero contenuto della confezione nel vano di carico della stufa e durante la combustione Diavolina Pellet Spazzacamino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni. Ducati Monza, un grande showroom di 250 metri quadri ed un'area assistenza e ricambi di oltre 500 metri quadri a Monza in Viale Sicilia 102, tutto dedicato alle rosse di Borgo Panigale. Ducati Monza si propone di vivere il mondo Ducati insieme a tutti gli appassionati e, perché no, dare la possibilità a chi ancora non la conosce di avvicinarsi a questo mondo e di apprezzare tutta la sua qualità e sportività. Ducati Monza offre test ride, rimessaggio, noleggio, tagliandi, assistenza, revisioni, finanziamenti leasing e abbigliamento e accessori. Ducati Monza, Viale Sicilia 102 Monza e sul web ducatimonza.it. Dimensione Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che avevi in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago, in via Einaudi 34. Di corsa soli e fra la gente. Di corsa di giorno, ma anche di notte. Di corsa per fare presto, presto, anche se è già tardi. E forse correre è assolutamente inutile. Per qualcuno, però, potrebbe essere vitale. La corsa contro la fame può salvare molte vite. Bastano 2 euro, invia un SMS. Con noi di Accra CCS, di corsa contro la fame. Ben ritrovati amici miei, allora andiamo subito a vedere il servizio di Giovanni Zamagni, intanto scorrono i numeri di telefono, chiamate per, cos'è che c'è scritto, per pubblico e tutto quello che volete. Servizio Zamagni, Far West, com'è? Far West? Far West. Bello, brutto, cattivo, com'è che è? Ma old Far West. Il buono, il brutto e il cattivo. Buono, brutto e cattivo e poi c'è un altro, il bigolo, che lo mettiamo dopo sullo schema, lo capiamo dopo. Vai! Mentre Valentino Rossi e Dani Pedrosa si scambiano cinguettii di stima reciproca a conferma di un clima tra i piloti decisamente più sereno e rilassato rispetto al passato, Honda, Yamaha e Ducati, con l'aggiunta della Dorna, hanno iniziato una battaglia mai vista nemmeno nei western di Sergio Leone.
Lì perlomeno un buono c'era, che non esiste nella MotoGP, perché ognuno pensa solo a fregare quell'altro, perdendo di vista l'utilizzatore finale, l'appassionato di moto e di GP. Così la Ducati, che ha scelto di correre con la Open, diventa il brutto, il rivale da combattere con ogni mezzo, anche se fino a ieri i responsabili di Honda e Yamaha, tutti, nessuno escluso, continuavano a ripetere che sarebbero stati ben felici di vedere la Ducati nuovamente competitiva. Una bugia di cui si vergognerebbe perfino Pinocchio. Appena la casa italiana di proprietà dell'Audi ha rialzato la testa, ecco che i cattivi sono entrati in azione, sono andati a piangere da mamma donna chiedendo modifica al regolamento. Regolamento che, naturalmente, erano stati gli stessi costruttori ad accettare e sottoscrivere, dimenticandosi di inserire qualche comma fondamentale, perché nessuno aveva pensato che un team ufficiale avrebbe scelto la nuova categoria. In effetti la Open era nata per abbassare i costi, e così non si abbassano per niente, ma bisognava pensarci prima, non al regolamento già fatto e scritto, che verrà modificato con l'introduzione di una nuova classe, la Factory 2. Come se già la Factory e la Open all'interno della MotoGP non creassero abbastanza confusione agli appassionati. Una categoria, la Factory 2, creata appositamente per la Ducati, che se durante la stagione dovesse essere troppo competitiva, dopo una vittoria o tre podi complessivi, verrebbe penalizzata con la diminuzione dei litri di benzina da 24 a 22,5 e dei motori da 12 a 9. Evviva lo sport! Grazie Zam, grazie Maurizio Alba per il montaggio del servizio. Dietro abbiamo già riassunto, guardate che bella foto, due lottatori di sumo, Honda, Yamaha, e poi insomma in mezzo ci sta anche Ducati, insomma è una situazione bella, bella complessa. Allora c'è una gran lotta. Allora ci sono Zam, le moto non sono d'accordo con te. Riassume tutto, fatemi piacere sulla telefonata poi ne parliamo. Pronto? Sì, ciao, pronto, sono Raffaele. Ciao Raffaele. Ciao, ciao, intanto volevo salutare tutti gli ospiti che in studio sono veramente tanti, è un bel parterre stasera. Grazie, grazie Raffaele. Allora, ascoltami, niente, no, io sono un po' in ritardo, ma io volevo ringraziare personalmente questo grande uomo, il dottor Costa, perché ritengo che io quando vedo lui, vedo una persona con il quale ho lavorato circa 12 anni che si chiamava Romolo Tavoni, un uomo secondo me, sono ancora quegli uomini con le palle di una di vecchia generazione, cioè... Se Beghella Bartoli ed Enzo Ferrari avessero avuto la metà delle palle che avevano questi due uomini, l'autodromo di Monza sarebbe andato bene. Quindi io faccio un grande in bocca al lupo al dottor Costa, saluto Tavoni, mi auguro che sta bene perché è un po' che non lo sento, e soprattutto lunga vita al dottor Costa e alla clinica mobile. Forza ragazzi, dai che ce la facciamo. Ciao a tutti. Grazie Raffaele, grazie mille. Carlo. Già mi ha fatto un servizio impeccabile. Sì. No, io non scusa, so. No, lo spieghi, per i non addetti ai lavori te come l'ha spiegato chiarissimo? No, non ho capito. Allora, ci sono le moto ufficiali delle case, giusto? Poi c'è la Open resta? Certo. E perché tu dici che viene creata la Factory 2 per la Ducati? Perché non ho capito... Te l'ha detto? No, okay. Non ho capito bene. Fai seconde, fai terzo. Hanno paura che sia troppo competitiva. Allora, in caso di tre podi complessivi della Ducati, verrà penalizzata, nel senso che i litri, come ho detto nel servizio, da 24 litri diventeranno 22,5. No, non so, ma come fai a stabilire chi è Factory e chi non è? Factory è chi ha il software proprio. Ah, ecco. Ok, però la polemica è venuta fuori proprio a causa del software, nel senso che Honda e Yamaha non avevano niente da ridire sul fatto che la Ducati corresse con la Open, ma a Sepang, il giorno prima dei test, è stato distribuito questo software che, a detta di Honda e Yamaha, è esattamente il software della Ducati. Quindi l'anomalia è questa. Cioè la Open, questo è quello che dicono Honda e Yamaha. Non è proprio così. Allora, quindi la Ducati correrebbe sì con la Open, quindi con il regolamento Open, ma con il software proprio. Software che però può essere utilizzato anche da tutti gli altri che partecipano alla software Open. Software che va bene solo con la Ducati, in poche parole. No, bene principalmente con la Ducati. Nasce con la Ducati. Nasce con la Ducati. Quindi è avvantaggiato. Quindi questo ha creato la polemica tra i costruttori. Giam, scusa, poi chiarisci anche che la Open ha più possibilità di cambiare motori e ha più benzina a bordo. L'ha detto sì, sì, no, no. Quindi il vantaggio è esattamente le Factory hanno 5 motori. E la Ducati motori. Come ha reagito?
La Ducati, come ha detto, io non lo so, oggi non ho parlato con nessuna Ducati, che sono in viaggio di ritorno dall'Australia. Però ormai la Factory 2 la fanno, a parte che non è che cambia, non cambia niente, perché io dico che sono ottimisti, nel senso che, cioè, secondo me la Ducati per tanto è migliorata, però non vince e non lotta per il podio in questo momento. Eventualmente quei risultati gli vengono meno durante la stagione. Arturo, abbiamo un problema col tuo microfono. Fuori di 2,5 litri di carburante. Carlo. Allora, io dico una cosa, cioè, tutto questo nasce perché fu introdotto l'800 dalla Honda, che fu il più grosso errore del motociclismo negli ultimi 20 anni. Che l'hai già detto anni fa. E lo ridico, perché lì fu un bagno di sangue e scapparono tutte le case nel 2007. Il problema è che il signor Carmelo Spinetta si è trovato nei casini perché le griglie di partenza erano fatte da due Honda, due Yamaha e due privati, sei. Non si poteva fare, hanno inventato la CRT, che era anche l'altro una stupidaggine enorme, perché non ci si divertiva niente. Il dottor Carmelo Spinetta ha voluto combattere la Honda, soprattutto la Honda, la Yamaha no, secondo me, perché aveva uno strapotere. Ha sempre ricattato, tra virgolette, la Dorna dicendo: io me ne vado dal mondiale se le regole non le ho detto io, tra virgolette, ricattando di andare in Superbike. È cambiato tutto il mondo, perché la Bridgepoint, che è proprietaria della Dorna, è anche proprietaria della Superbike, quindi la Honda non può più andare in Superbike perché va sotto il cappello di Carmelo Spinetta una volta. Cosa è successo? Succede che, a mio parere, e un pochettino di cose penso di saperle, la Yamaha e la Ducati si sono messe d'accordo, tra virgolette, perché anche la Yamaha stessa ha sempre subito lo strapotere della Honda, anche da un punto di vista regolamentare. Si sono messi d'accordo con Carmelo Spinetta per la creazione di questa Open. Tanto è vero che la Yamaha, furbescamente, cosa ha fatto? Ha detto: io do un leasing tre motori, vi ricordate che gli dava... Non è vero. Ha fatto una moto che è la moto ufficiale in configurazione Open, con serbatoio da 24, una gomma in più, la centralina. E la Ducati probabilmente, ma non lo posso dire con sicurezza, un mese e mezzo fa si è impegnata con la Dorna di fare la Open. È stata un po' una manfrina, secondo me, quella di dire Open, non Open, l'ultimo giorno. Non è vero, questa è la mia opinione, eh. Erano d'accordo, quindi hanno fatto un cartello Dorna, Yamaha e Ducati per rompere, bravi. E la Honda non se n'è nemmeno accorta, nel senso che io non so se sono stati sprovveduti, se non lo sapevano, se pensavano di essere potenti. Parlavano di questo gentleman agreement, non c'è mai stato un gentleman agreement. Mancano i gentleman. Bravi, mancano i gentleman. Allora, a quel punto la Honda si è trovata contro il muro con Yamaha, Ducati e Dorna, che hanno fatto il loro gioco, e si è trovata spiazzata. Tant'è vero che, se vi ricordate, un mese fa ho detto: chissà che polemiche che vengono, vai a vedere la registrazione della puntata, perché era successo e succederà molto di più. Però secondo me, alla fine della storia, la Honda ce l'ha, come si dice, in un piede, perché non può più fare niente. Cosa può fare? Ha ottenuto probabilmente quello che dice Giovanni, questo contentino, nel senso che la Ducati ufficiale, se fa un primo, due secondi o tre terzi, di complessive, gli levano un po' di motori, invece che 12 sono 9. Ma è più facile, secondo voi, che faccia i podi la Ducati o la Yamaha di Espargaro? Tutte e due, più facile la Ducati. Secondo me la Ducati. Sì, ma sai cosa va? Sì, ma sono d'accordo con te, sicuramente la Ducati, perché è ufficiale. Ma proprio per questo del software. Ma anche perché la Yamaha cosa farà? Non può andare contro Valentino e Lorenzo in casa, per cui se questa andasse troppo forte, trova il modo di far andare un po' più piano, parliamoci chiaro, dai. Vabbè, Carlo, il potere inizio velocissimo, devo recuperare No, è che si sta defilando, cosa che quello che dici tu è vero, che Spinetta sta cercando di tirarsi addosso i più deboli contro il più forte, che ha sempre fatto i regolamenti, che è la Honda, e lo fa, e soprattutto perché vuole dare nel futuro, cioè, un cambiamento. Però, Ezio, come, tipo fino a quel momento, fino a quando ci sarà il cambiamento, chi è che ne paga le conseguenze di tutto questo casino, di lo questa sport? Factory 2, della Open, della MotoGP vera, delle... chi ne paga? Ma sì, ma non si capisce niente, però, però il pubblico a casa, che cosa capirà? Vuole andare a ridurre costi, preferisci un campionato come questo o quello con la CRT?
No, ma allora, tra tutti e due... Lo sai cosa ha fatto Carmelo in più? In effetti potrebbe diventare più spettacolare, se ci sono più... Però forse meno comprensibile. Cioè, cosa ha fatto questa macchina? Ma non posso. Ha ringraziato la Suzuki, che sta già girando in configurazione Open per il 2015. E l'Aprilia, che probabilmente Carlo, l'Open anticipa di un anno. Un motore di serie fra un po'. Ci sarà una ciclistica stralibera, un software... Non è un motore di serie, No, ho capito adesso. Motore libero. Sì, ma ho capito, però guarda la Moto2. La Moto2 non ha niente a che vedere, la Moto2 è un motore unico. Ma lascia perdere, arriverà, lo so, però arriveranno a mettere motori di serie. No, non ci arriverà. Nando, volevi dire qualcosa, Cazzaniga? Ti ci mette davanti alla televisione, cosa capisci? È quello che io dico, cosa capiremo? Da quando no, allora mi fate fare, vado un attimo a lanciare la telepromozione della nuova Opel Adam, dell'Opel Adam, concessionaria Opel della Lombardia, poi torniamo, vostre telefonate, vostre mail. Silvia è piegata sul monitor, per cui sta ricevendo un sacco, Silvia, sì, va bene, Opel Adam. Sei un tipo giovane e vivace? La tua auto è Adam Jam. Sei dinamico e sportivo? Per te ci vuole assolutamente Adam Slam. Sei un tipo raffinato, elegante? Una scelta sola, Adam Glam. In qualsiasi versione tu la scelga, Opel Adam è una vettura unica, proprio come te. Carattere deciso e una fortissima personalità. Finalmente sei tu a decidere lo stile della tua auto, perché Opel Adam combina un design audace a un'individualità assoluta. E tutto questo in soli 3,70 m di lunghezza. È Opel Adam, la vera regina della città. Opel Adam offre un numero incredibile di combinazioni di colori e di personalizzazioni. Con una gamma colori vivace, 20 colori differenti per il cruscotto e 3 colorazioni a contrasto per il tetto. Ma non finisce qui. Adam è l'unica urban car trendy a offrire la tecnologia IntelliLink, un sistema multimediale completo ma anche facilissimo da gestire. Avrai la tua musica, le tue foto, i tuoi video e le mappe che ti guideranno sul touchscreen LCD a colori da 7 pollici proprio al centro della tua Adam. E puoi ascoltare un brano, telefonare ad un numero in rubrica o inviare un SMS con gli occhi sempre sulla strada e le mani sul volante, grazie alla funzione Siri Eyes Free integrata nell'IntelliLink di Adam. Il tuo viaggio è oggi più sicuro e divertente. Ragazzi, avete mai guidato una vettura con un cielo stellato sopra la testa? Ma no, non un cabrio, una vettura chiusa. Con Opel Adam potrete, guardate che meraviglia, le stelle. C'è anche disponibile la versione con un cielo azzurro con le nuvole bianche, bellissimo, oppure un tetto con una scacchiera molto sportiva. Altrimenti potrete optare per un più classico, ma non meno accattivante, tetto in cristallo panoramico. E questa è l'ultima nata della famiglia Opel Adam, si chiama Black Link insieme alla White Link, a seconda del colore della carrozzeria, nero o bianco ovviamente, rappresenta un Adam ancora più sofisticata, con tante finiture satinate, spoiler sul tetto e degli interni assolutamente fantastici. Ragazzi, non ci sono dubbi, Opel Adam è veramente una vettura unica e inimitabile, per questo vi invito a venire a provarla presso la rete dei concessionari Opel della Lombardia in tutte le sue versioni e in tutte le sue personalità. Ma ho ancora una grande novità per voi. I concessionari Opel della Lombardia vi offrono un'opportunità straordinaria per guidare una vettura dall'animo sportivo. È la Corsa Bicolor, con cerchie da 17 pollici, specchietti e tetto nero, sedili super avvolgenti, insomma una vera sportiva di razza. Attenzione, con il 30% di sconto sulle vetture stock per il mese di marzo. Affrettatevi dal concessionario Opel della Lombardia più vicino a casa vostra. Benvenuto Metropolis, bienvenue Metropoli. Il futuro della mobilità risiede in mezzi agili, sicuri, veloci, affidabili dai bassi costi di gestione. Sono queste le caratteristiche che Peugeot ha tenuto in considerazione nello studio del mezzo più atteso dal mercato motociclistico italiano e mondiale, il Peugeot Metropolis.
Uno stile inconfondibile che interpreta magistralmente i canoni dell'evoluzione stilistica del brand Peugeot e in particolar modo dei modelli automobilistici di grande successo quali la 208, la 2008 e la 508. Il nuovo Peugeot Metropolis dispone di un sofisticato sistema anti-tilting a gestione elettronica. Questo sistema permette il blocco del rollio, evitando per esempio di mettere un piede per terra mentre ci si sta per fermare. L'avantreno DTV è a parallelogramma deformabile con ruote interconnesse con monoammortizzatore centrale e mass damper. I due ampi vani comunicanti nel sottosella permettono di alloggiare un casco integrale nel bauletto integrato e un casco jet con visiera nel sottosella. Fanali anteriori e posteriori con tecnologia LED, cruscotto completo di contagiri e computer di bordo con indicatore di controllo della pressione dei pneumatici. Peugeot Metropolis è equipaggiato con una chiave elettronica riconosciuta dal veicolo nel raggio di 2 metri che consente l'apertura dei vani e l'avviamento del veicolo. Il nuovo propulsore 400i LFE Low Friction Efficiency è progettato e realizzato in Francia da Peugeot Scooter. È un monocilindrico da 399 cm3, monoalbero a 4 valvole raffreddato a liquido con iniezione elettronica e lubrificazione a carter umido. La potenza dichiarata è di 37,2 cavalli a 7250 giri con una coppia di 38,1 Nm a 5250 giri e un consumo medio dichiarato di 4,2 litri per 100 km. È già disponibile nella rete di concessionarie Peugeot Scooter di tutta Italia in 4 colorazioni differenti più 2 versioni RS a 4 anni di garanzia. Può essere guidato già con la patente B a 7.720 euro. Una prova, ne vale la pena, datemi retta. Centro Arredi Metal Mark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metal Mark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzinuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Mi trovo negli stupendi saloni della concessionaria Sei Motors Nissan di Monza da 22 anni, concessionaria monomandataria importante del marchio Nissan. Tanta qualità, tanta esperienza, tanta professionalità per respirare l'aria del mondo Nissan. Sei Motors è il posto ideale e poi tanti modelli nuovi come la Qashqai, vero Moreno? Vero Franco, Qashqai è il crossover più venduto al 2007 ed oggi è ancora più bello. È anche nella versione 1.6 diesel automatica, disponibile anche 4x4, pensa, a partire da 19.990 euro. Prenotate un test drive, abbiamo belle vetture, abbiamo 20 anni di esperienza ed il gioco è fatto. Sei Motors da oltre 20 anni si dedica esclusivamente alla vendita delle vetture del marchio giapponese Nissan, una vera garanzia. Scopri la nuova Qashqai e l'universo Nissan da Sei Motors in via Visconti 15 a Monza, a pochissimi passi dalla stazione. Andiamo subito con una telefonata da casa. Pronto? Pronto? Ciao, come ciao, ti chiami? Franco. Ciao. Antonio. Ciao Antonio. Complimenti a tutti quanti voi, la trasmissione come al solito, vi seguo sempre. Grazie, vai Antonio. Niente, volevo fare una domanda un attimino sulla MotoGP, perché sì? Ti dico la verità, io sono un appassionato da anni, sono di Valentino Rossi, però attualmente, prima ancora che parte il campionato, c'è già un casino con tutte queste categorie, no? Volevo chiedere, ma tutte queste categorie dopo avranno una classifica a parte o fanno tutti quanti la stessa classifica? Cioè tipo come c'era con le CRT e con le MotoGP l'anno scorso. Ti facciamo rispondere subito Antonio, grazie della tua telefonata. Zan. Grazie. La classifica unica, io voglio anche dire che allora sono il primo a criticare il fatto che ci sono tre categorie all'interno della MotoGP, però voglio anche dire che secondo me per chi guarda la televisione non è che c'è della confusione, nel senso che uno
che vede la televisione vede che Dovizioso è sulla Ducati, che sia Open, Factory, Factory 2 o Factory normale, non gliene frega nulla, nel senso che se la moto è competitiva, vuol dire è competitiva, non è che crea della confusione. Beh, però è competitiva in un modo dopo due o tre gare. No, no, però voglio dire, l'anno scorso la Ducati era Factory perché la Open non esisteva, faceva ridere, purtroppo era molto indietro, non è che uno si stava a chiedere ma che moto è Open, è una moto non competitiva e il risultato finale secondo me sarà quello per lo poi, spettatore, va per bene. Lo spettatore così. Poi ripeto, io sono il primo a criticare che ci sono tre categorie all'interno della MotoGP, però per lo spettatore secondo me è chiarissimo. Va bene, Paolo Blora, poi Simon e poi tutti gli altri. Paolo, visto che hanno creato questo nuovo regolamento, no? Per adesso no. Attenzione che però no, di Open, cioè, no, quella della Open, Factory 2. È un'intervista di Carmelo Spelletta, ecco, che non è ancora deciso. Factory 2 non sono d'accordo, perché era facoltà delle case entro il 28 di febbraio scegliere se optare per la configurazione Open o la configurazione MotoGP. Il regolamento è stato rispettato. Se la Ducati ha avuto l'occhio lungo di dire io faccio la configurazione Open perché mi dà dei vantaggi. Però secondo me il casino l'ha innescato la Yamaha, non Ducati. Sì, ma anche la Yamaha poteva scegliere. La questione della centralina, centralina, sì, però il meccanismo della il moto... Scusa, ma è stata l'interpretazione dei regolamenti da parte della Ducati in gamba. No, come è stato nella Formula 1 e Newey due anni fa. Ma la Yamaha potevano benissimo anche loro... Paolo, finisci poi sentiamo la risposta. Ma sia la Yamaha che la Honda potevano benissimo anche loro optare per la configurazione Open. Ma si vede che loro consideravano... La Yamaha l'ha fatta, tanto è vero che ma la non Honda l'ha fatta con Lorenzo. Però quello che vuol dire lui con un'altra cosa, ma cioè, poteva farlo anche con Lorenzo e con Valentino Rossi. La Yamaha, Ducati ha scelto la Formula Open con un regolamento che adesso viene disconosciuto. No, non è che viene disconosciuto. No, di fatto, qualora, no, perché non c'erano le penalizzazioni. Stanno discutendo, qualora risultasse troppo competitiva, esatto, allora gli toglierebbero tre motori e da vedere. Se l'avevano accettato prima, Pino, nel regolamento che ha votato, che ha scelto la Ducati, sì, non c'era. No, ma Pino, è come nella Formula 1 che parlano, che parlano che gli ultimi tre Gran Premi vogliono raddoppiare il punteggio. È una cosa più o meno così. Però era chiaro fin dall'inizio. Tu in corsa non puoi cambiare un regolamento. Infatti, doveva essere l'Honda, la Yamaha, più lungimiranti. Non si capisce niente, non si capisce niente, per favore. No, Paolo, finisci. Paolo. No, ho detto, dimmi. Ti volevo dire, guarda che a livello tecnologico e di ingegneria, sappiamo benissimo che tenendo il software della Ducati com'è e più litri, sappiamo benissimo che andava forte la giù. Certo, perché la moto con più litri diventa più dolce. Quindi ha fatto una Open, cioè, secondo me invece è semplicissimo, eh? Si stanno facendo della confusione. Allora, è chiaro. Ripeto, la Honda, ma anche la Yamaha, non è che sono arrabbiate perché la Ducati fa la Open. Loro dicono non si possono fare la Open con il software della Ducati, e questa è una cosa che è stata introdotta, secondo, ripeto, la Honda, non è che lo dico io, è la Yamaha, lo dice anche la Yamaha. È stata introdotta il giorno prima di Sepang. Invece il regolamento dice il software dovrebbe essere molto più semplice della Magneti Marelli. Però la Magneti Marelli dice noi, il nostro referente è la Dorna. Chiunque può mettere a disposizione il suo software, la Dorna delibera il software. Però è comprensibile che la Honda si incazza a un certo punto, o la Yamaha, sì, che sei stato della fatelo finire. Allora, se io sono la Honda e dico allora io colloco la Open e uso il mio software, è chiaro che ho solo dei vantaggi, ho più motori, ho più litri di benzina e ho il mio software, è chiaro. E quindi mi sembra anche logico che la Honda contesti questo fatto. Quindi secondo me lo sbaglio è della Honda da accettare di dare il software alla Ducati, come ha detto Carletto, ma per magari per arrivo. Fatto apposta per far venire la Ducati in mezzo a quelli che vanno, perché sennò nella configurazione del 2013 non prenderà mai la Honda. Allora, il progetto di Spelletta è che siano tutte Open a partire dal 2015, perché la Honda dice è un altro discorso. Ma scusate, perché la Ducati va così forte? Lui dice fate anche voi la Open e siamo tutti contenti. Ok, Simon Polini, poi Beppe e la telefonata. Di sicuro hanno fatto un gran casino, però io credo che lo spettacolo quest'anno migliori ne benefici. Perché
Al di là di tutti questi casini tecnologici, già le prove sono diventate più belle. È vero che non c'era Mar Marquez che fa la differenza, sì, ma e sicuramente qualcuno. Però abbiamo visto un Valentino in crescita che ha fatto delle bellissime dichiarazioni. Forse Lorenzo è più in difficoltà quest'anno rispetto a Valentino, più che altro si lamenta dalle gomme. E Valentino ha fatto un'analisi anche di queste due moto. Ha detto che secondo lui, lo sentiamo. Sul giro, se non sbaglio, sul giro secco anche la Open è favorita, va forte. Avendo una gomma morbida in più, sì, esattamente. Però la Factory su tutta la gara non gli toglie la potenza. È ancora avvantaggiata. Questo è quello che ha detto Valentino e di solito non sbaglia mai quando fa una cosa. Però io credo che il pubblico quest'anno ne benefici. Ok, dopo lo sentiamo Valentino. Beppe, poi una domanda per Costa. Niente, ho capito, collegato Giovanni. Adesso a posto. Claudio, non pensi che questo ingarbugliamento di questioni legate alla tecnica crei anche degli alibi al pilota? Cioè il fatto che qualche pilota sappia di avere una condizione tecnica che lo favorisce, lo svantaggia, lo favorisce solo in alcune fasi, come possono essere le qualifiche, non che gli possa dargli una situazione anomala anche mentale e psicologica. Io seguo quello che è, diciamo, il tono di questa trasmissione, di tutti gli interventi, quindi chiaramente ci sono delle cose che possono essere anche un pochettino, diciamo così, da chiarire, però sono d'accordo che con una cosa che ho sempre pensato, cioè i piloti prima e direi in inverno avevamo un grande capolavoro della storia del motociclismo che si chiama Giacomo Agostini, che non vinceva solo perché era un grande pilota o perché sapeva guidare bene la sua MV, ma perché d'inverno faceva tutti quei lavori che lo portavano ad avere e da perfezionare quella che era la moto da guidare. Però una volta finiti tutti questi discorsi di tecnologie, di regolamenti, di questi nomi che io non conosco, che dirli in arabo o software è la stessa cosa, credo che il pilota, nel momento in cui tira giù la visiera, a quel punto è solo con se stesso, solo con la sua anima, solo con la sua grande capacità di trovare dentro se stesso quella che è quella cosa che poi trasmette a tutti gli spettatori, che è l'ebbrezza di questo sport, che è meraviglioso. Quindi quello che io penso è che aspetto che tutti, con le regole, con i regolamenti, con tre gomme, senza gomme, quello che è, arrivino sulla linea di partenza, abbassino la visiera, e a quel punto noi saremo i fortunati che avremo trasmesso da loro un'ebbrezza quasi incredibile, come che ridestassero nel cuore stanco di tutti noi un qualcosa che avevamo perduto e che avevamo dimenticato. Il pilota è più contento che corre con una Open quando sale che chiude la visierina. Se sale su una Open Ducati ha delle chance, se scorre con una CRT Kawasaki è meglio. Che sembra assurdo adesso che si parli della Ducati come di un mezzo da battere, no? È più contento su una Open, però fa sorridere. Stefano Nasti, non ti ho ascoltato. Scusa Carletto, l'ho detto come premessa, si cerca di avere tutte le mani, però a quel punto dice maledizione, corre con la CRT Kawasaki. Credo che i piloti abbiano questo di bello, che tutti danno questo messaggio di speranza, che esiste qualcosa dentro di noi, dei luoghi sconosciuti che abbiamo dimenticato, che servono a dare ebbrezza, a creare sogno, a creare speranza nel futuro, voglia di vivere. Stefano, hai ragione, perché comunque se mettiamo dentro uno Spargarò in più, cioè, parliamo di quello, cioè, finito quel casotto che si capisce non si capisce, c'è qualche nome nuovo in più nella MotoGP, cioè Ducati in più, paroli davanti. La Yamaha con la Open, con cioè 4-5 nomi che si mettono dentro in mezzo al solito Valentino, al solito 4, in realtà miglioriamo la MotoGP. Certo, il resto poi, è quello che ho detto io prima. Do ragione a Claudio, il resto... Però scusa Ezio, tu sei stato un pilota, tra l'altro che pilota, e Spargarò vale Lorenzo Valentino? Ma se non transita di lì non puoi capire la sua, cioè, ma può Alessio Spargarò con una moto che teoricamente dovrebbe appartenere a una categoria inferiore star davanti alle due Yamaha ufficiali di Rossi e Lorenzo, non ho detto di Bobbiese
No, ho capito, però ma tu fai la domanda, Franco. Non puoi dire di categoria inferiore. No, no, però categoria. Appartiene a un'altra categoria. Secondo me, cioè, non è nata per inferiore. Essere una moto GP. Noi non è detto. No, ma noi che conosciamo anche il valore dei ragazzi, Spargarò è uno che c'ha una bella manetta. Poi dopo è logico che andare dentro in quei 3 o 4 lì, che sono sempre quelli, se non cambi qualcosa dentro lì, fin quando uno di quelli non va via, non ne prendono un altro per farlo crescere. Quindi Espeleta un po' pensa anche a quello. Bene. Okay. Questo è l'obiettivo. Va bene. Nando? Perfetto, però scusa un attimo, velocissimo. Tu dici, la moto si chiama Factory, cioè traduciamolo, già la parola è la moto stessa della casa. Eh? La moto, la macchina della casa, okay, per tradizione, okay, è sempre stata la più, certo, veloce. Ecco. Certo. Quindi è quello che dico anch'io. Cioè la Open, sì, teoricamente non può essere la Factory. Open altrimenti Factory. Sono guarda che sono due categorie uguali ma diverse, hanno delle cose, il sì, serbatoio di 4 litri, e la gomma morbida per i tempi, hanno dei vantaggi, per cui attenzione, dal punto di vista Open Factory è ufficiale, vantaggi. Non è detto che, virgola, Nando, velocissimo. Per quasi cui chi ci ascolta conosca questi dettagli, secondo me però dovranno cominciare a capire. Però è importante mai in questa trasmissione, la prossima volta magari fare una scaletta, ce la fai tu, per far capire a chi ci ascolta cos'è la Open, cos'è quell'altra, ma lui quali possono avere veramente no, sì, ma noi parliamo, sì, no, cioè, c'è chi ci ascolta, capisci, sì, che se lo vuoi coinvolgere devi spiegare tutti, anche un po' bene quali sono le differenze, se no veramente parliamo noi Spelleta, non Spelleta, ma chi ci ascolta non ne frega niente. Silvia, allora da casa noto che c'è abbastanza confusione perché molti scrivono ma ci saranno due classifiche diverse tra Open e Factory, e poi ci scrive Monica, sì, infatti hanno già risposto ai nostri fans, ci scrive Monica, sì, ma secondo voi non è un campionato un po' falsato? Se le Open si dimostreranno all'altezza delle Factory, perché devono essere penalizzate? Allora dov'è il gusto dello spettacolo? Così è come se dicessero vi abbiamo permesso di trasformare una MotoGP in Open, ma attenzione, non vi permettete di disturbarle. Io la penso come lei, però. Cioè, van forte. La Factory 2 non deve esistere, Carlo. Se tu mi dai contro sul fatto che ti do ragione. MotoGP e Open e Factory non possono essere uguali. Una cosa importante. È un passaggio definitivo, se si può dire così, per arrivare alla Open per tutti. Ma lui deve avere le palle allora di non mettere dentro la Factory 2, Carlo. Stiamo parlando di una roba che non deve esistere. Non che dal 2015 sono tutte Open, facciamo. Ho capito, ma la Factory 2 nella fattispecie non la deve fare. Perché deve avere le palle di dire allora la Open va più forte e Spargarò vince tutte le gare. L'ha voluta lui e ne pagherà le conseguenze. Ha pagato il dazio alla Honda. Però, il signor Carmelo Spelletta ha pagato il dazio alla Honda. La Open andrà più forte, ma bisogna sempre guidarla. Quindi Spargarò è stato molto bravo a portarla a quel livello. Certo, certo. E questo fa vedere un'altra cosa importante, che bisogna dare ai piloti moto buone, perché chiaro, senza la moto buona non riusciranno mai a esprimersi, non riusciranno mai a farsi mettere in luce. Hai ragione. Io, però Paolo, al momento in cui tu farai tutte le Open, ritorna come prima. Esatto. Se non cambia nulla, nulla, okay, assolutamente nulla. Vi chiedo, aspetta Stefano, perché scusa, la Honda avrà la moto top, la Yamaha sarà la seconda e via dicendo. Devo recuperare, chiedo scusa, mi fermo un attimo e poi torniamo, grazie, un minuto. Buongiorno, posso servirle qualcosa di caldo? Sì, grazie, anche se in realtà con questa stufa qui si sta benissimo. Sì, queste stufe a pellet sono fantastiche, ma è un impegno tenerle pulite. Ma no, io ne ho una identica a casa mia, ma ho risolto qualsiasi problema con Diavolina Spazzacamino Pellet. Ma come funziona? In maniera molto semplice. Non potendo pulire e accedere direttamente là dove la fuliggine si deposita, l'unica alternativa è uno strumento capace di agire dall'interno. Basta versare l'intero contenuto della confezione nel vano di carico della stufa e durante la combustione Diavolina Pellet Spazzacamino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni. Mi sembra proprio un'ottima soluzione. Eh sì, d'altronde con i prodotti Diavolina è tutto più veloce, semplice e sicuro. Diavolina Pellet Spazzacamino, il prodotto brevettato da Diavolina che pulisce dall'interno. Prova anche Diavolina Spazzacamino, utile per la rimozione della fuliggine e la pulizia di canne fumarie di camini, stufe tradizionali e cucine economiche.
Autovilla Ford Partner per Milano Nord vi aspetta nello showroom di Viale Gramsci e nella sede storica di Viale Casiraghi a Sesto San Giovanni. Due grandi esposizioni per ammirare tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Ford, ma da Autovilla troverai anche un vasto parco di autovetture usate ed aziendali di tutte le migliori marche del mercato, tutte garantite e ai migliori prezzi. Da sempre Ford Autovilla è esperienza e serietà. Autovilla in Viale Casiraghi 504, in Viale Gramsci 757, a Sesto San Giovanni. Il tuo bagno dei sogni è da Dimensione Bagno, dove trovi un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Mi trovo negli stupendi saloni della concessionaria Sei Motors Nissan di Monza da 22 anni, concessionaria monomandataria importante del marchio Nissan. Tanta qualità, tanta esperienza, tanta professionalità per respirare l'aria del mondo Nissan. Sei Motors è il posto ideale. E poi tanti modelli nuovi, come la Qashqai, vero Moreno? Vero Franco, Qashqai è il crossover più venduto al 2007 ed oggi è ancora più bello. È anche nella versione 1.6 diesel automatica, disponibile anche 4x4, pensa, a partire da 19.990 euro. Prenotate un test drive, abbiamo belle vetture, abbiamo 20 anni di esperienza ed il gioco è fatto. Sei Motors da oltre 20 anni si dedica esclusivamente alla vendita delle vetture del marchio giapponese Nissan, una vera garanzia. Scopri la nuova Qashqai e l'universo Nissan da Sei Motors in via Visconti 15 a Monza, a pochissimi passi dalla stazione. Eccoci di nuovo insieme alla Mondoflex, tempo di saldi, di tanti sconti. Se per tanti motivi avete rimandato l'acquisto di una rete o di un materasso, adesso è arrivato il momento giusto di acquistare, perché stiamo utilizzando lo stesso listino prezzi di 3 anni fa. Abbiamo reti e materassi di qualunque tipo, scontati fino al 50%. Ma alla Mondoflex non trovate solo reti e materassi. Alla Mondoflex abbiamo anche poltrone basculanti prodotti in Italia, piumini d'oca garantiti 10 anni, biancheria dell'artigianato fiorentino e poi divani, letti delle migliori marche come Cosatto, Samoa, Twills e tante altre soluzioni. E poi venite a scoprire le nuove linee, componi il letto come vuoi e nuovo sistema letto Mondoflex. Qualità, prezzo, garanzia e assistenza sono i nostri punti di forza. Approfittate dei saldi, chi prima arriva meglio acquista. Ora vi saluto, ma vi aspetto. Un grande abbraccio a tutti. Bello il vostro applauso, ragazzi. Allora, prima della telefonata, prima di sentire Rossi Dovizioso, Stefano voleva dire una roba, l'ho interrotto prima della pubblicità, non avrà senso come al solito, però provaci. Assolutamente no, non ha senso. No, no, io volevo sapere, ma a livello di budget, cosa costa di più, una Open o una MotoGP? Vabbè, non c'è paragone. Ovviamente c'è dovrebbe costare di più una Factory, però anche questo è un altro problema, nel senso che la Open è stata introdotta anche per limitare i costi. Ma se la Ducati, che è una moto ufficiale fino a ieri, oggi diventa fa la Open, costa uguale, Open, certo. È chiaro che i costi sono esattamente gli stessi. Teoricamente, il senso, no, l'RC che guida Pedrosa costa molto di più della moto che usa Redding nel team di Gresini. Bisogna concetto. Essere onesti a dire che la vera Open è la Honda RCV1000R, esatto. Che non va. Sono gli unici che l'hanno fatta, ma sì, non però, va, allora, però quel, si vede costa, che è una Open, vale, perché nel senso che a livello di prestazionale c'è quella, hanno fatto un bel... Quella è la vera Open, quella è la vera Open che costa 1.200.000 euro, però è una moto che ti rimane volendo per tutta la vita, nel senso che la compri, non è in leasing, è la tua. Quindi quella però è la lo spirito Open. Doveva essere lo quello lì. Lo spirito è quello lì. Non va, capito, la compri, te la tieni perché non va. Se andasse, fammi sentire la telefonata. Pronto, come ti chiami da casa? Pronto? Ciao, sono Stefano, ciao Franco. Ciao, ciao Stefano, ciao. Saluto a tutti voi e in particolare al dottor Costa. Grazie, grazie. Magnifico.
Vai. Io vi parlo da spettatore ormai tantissimi anni di moto, MotoGP 500, tutto quello che volete. Però da spettatore vi faccio questa domanda: ma veramente ci può cambiare a pronti via sapere che c'è una Factory, c'è una CRT, c'è una Open, c'è una Closed, chiamatele come volete? Cioè, lo spettacolo secondo me potrebbe comunque avere successo, nel senso, se grazie a queste introduzioni possiamo avere qualcun altro anche lì davanti che lotta. Sì. Da spettatore parlo, non è meglio? No, assolutamente, la pensiamo come te. Lo spettatore sarà uno spettacolo, ha ragione. Assolutamente, sì, il dubbio è che... scusami Stefano, il dubbio si è innescato sulla base di questa nuova idea pazza di Espeleta di dare un qualche problema in più a chi in realtà si dimostrerà all'altezza della situazione nella categoria Open, andando a fare dei podi, andando a fare dei risultati importanti, a questo punto declassificarlo portandogli via alcuni. Cosa c'hai d'aste? Già faccio fatica a esprimere sto concetto. A Factory, esatto, lo promuovo. Io trovo giustamente, come se volete, una cosa illegale, perché sul regolamento è stato deciso, dando possibilità alle case di decidere poi cosa fare, poi in corsa cambiarlo. Ok, può anche avere ragione la Honda a dire, ma me la faccio anch'io a modo mio. Certo. Però ormai, se le cose sono fatte, si va avanti così, certo, e basta. Certo. Sarebbe essere un regolamento. Però questa storia è proprio dire sempre per ridurre i costi, come per Formula 1, vediamo a che punto siamo arrivati. Chiaro. Vogliamo ridurre i costi. Grazie Stefano. Narducci. Volevo solo sottolineare che anche il pubblico da casa è veramente confuso su tutto quello che sta succedendo per la MotoGP. E io mi chiedo, lo spettacolo, va bene incentivare lo spettacolo, ma se dopo le moto che saranno competitive nella Open verranno penalizzate, lo spettacolo dove va a finire? Facciamo un passo indietro dopo tre gare, due gare, cinque gare? Ma non è ancora Mi sembra mi sembra proprio cosa deve un'operazione dire di marketing da parte della donna. Me lo fai sentire? Scusami. Vai. No, a me, io capisco che la problematica nasca dal fatto dei pochi partecipanti e che ognuno prende voce in capitolo, no? Perché chiaramente se la Ducati si lamenta, io l'anno prossimo non corro o dice qualcosa o alluda a qualcosa del genere, alla Dorna si può spaventare, perché mentre prima aveva 18 team che partecipavano, 36 moto, parlo di un bel po' di anni fa, adesso non ci sono. Quindi quello che non riesco a capire io, però sì, 20 anni fa infatti, però quello che non riesco a capire io è nella confusione di tutto, uno come fa a inventarsi una Factory 2 che da un certo punto di vista nasce dalla Open, che deve essere limitata, però al posto di far nascere la Open e poi limitarla e farla diventare Factory 2, allora a quel punto lì non possono fare come nelle auto, che a me non piace, però più Zavorra? Metti un balance sulla MotoGP, allora metti un balance e avvantaggi un pochino, perché scusa, tu devi inventare un balance per la gente, perché non è che lo sanno tutti. Beh sì, scusa, una Zavorra che un bilancio delle prestazioni. Al posto la moto non esiste. No, ma lo so, no, ma non la Zavorra, però trovi un modo per 2 litri di benzina in più, 2 litri di benzina in meno, e hai trovato un bilancio delle prestazioni. C'è già 20 litri per il caso ufficiale, ulteriormente vuol dire ma è chiarissimo. No, ma io sto dicendo perché ti devi inventare l'handicap, lo fai sulla benzina, infatti fai un handicap sulla benzina, lo fanno sulla benzina, c'è la proposta Factory 2 nelle ma no, lo fai ulteriormente, sì, dice, no, in caso di vittoria. No, ma quello che sto dicendo io è un'altra cosa. Allora, perché devono modificare adesso tutte le moto da MotoGP a Open, o chi non può fare la MotoGP underfort? Ma è la stessa cosa, la moto Open, no, è una moto ufficiale. Bello che ci vuole l'interprete di Daste, no, che è Gabbiani, per cui ci possiamo immaginare che stiamo cadendo in un vortice. Vera, come in macchina, quando ti davano l'aria nel mondiale prototipi, tu magari avevi 24-23 mm, se andavi troppo forte ti toglievano un po' d'aria. Bravo. E tu perdevi qualche cavallo. Allora, per dire, la Honda va fortissimo a 20 litri, la volta dopo vinci gli danno 19 litri. E non c'è bisogno della Open. E non c'è Open niente. Ma ascolta. Vabbè, ok, però scusa, però vedi, che va a fare più. Infatti, però vedi, poi cosa fanno? Fanno la Open, però se va troppo forte la limitano. E allora limita prima la Factory e non inventare la Open. Non capisco più niente, sentiamo un'altra telefonata a casa. Pronto? Come ti chiami? Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Franco, telefono dalla provincia di Sondrio. Ciao Franco. Ecco, un complimento a tutti per la trasmissione, sempre molto gradevole. Grazie Franco. Ecco, volevo chiedere una cosa, no? Giustamente prima uno di voi ha fatto notare la notevole confusione che c'è
tra gli spettatori appassionati della MotoGP, sì, no? Sì. Io comprendo abbastanza regolarmente, ma parlo con i miei amici e sono abbastanza sconcertati, no? Comunque volevo sapere una cosa, no? Sì. Quanti litri hanno a disposizione le MotoGP ufficiali e quanti litri hanno a disposizione le moto open? Adesso, prima che ascoltino i nostri suggerimenti per modificare il regolamento, ti faccio rispondere subito, Zan. Allora, sì. 20 litri le case ufficiali e 24 le open. Ho capito, grazie. Niente, poi un'altra cosa, no? Volevo dire che l'anno scorso ci hanno tolto 10 Gran Premi di Formula 1 in diretta. Sì. Perché praticamente si vedevano alla sera alle 9 in registrata quando si sapeva il risultato, quindi è inutile vederli. Quest'anno ci tolgono le moto, prossimo anno probabilmente ci toglieranno la superbike e a noi poveri appassionati di motore non ci resta niente. In questo periodo di crisi anche i 30-40 euro insomma servono per altre cose. C'è griglia di partenza, dai. Cioè, ci siamo noi finché ce la facciamo, non lo so, per il momento ci siamo. Franco, allora vi facciamo, no, mi faccio sentire Valentino, a rientro dalla pubblicità, Valentino, Dovizioso, poi se riusciamo parliamo anche del Salone di Ginevra, di prodotto, di Formula 1, insomma, ce n'è ancora un pochino e qui è tutto gratis. Se volete mandare i 30 euro, noi comunque ce li pigliamo, li imbatteriamo via. Un euro. Ma anche un euro ci basta, ma anche 50 centesimi. Torniamo subito. Un uomo entra in un bar, ma è il bar sbagliato. Un caffè, grazie. Beh, io vado. Non hai dimenticato niente? Eh? Bei denti. Vuoi tenerli così? Meglio due. Fuori casa, Vivi Dentsilit aiuta a mantenere i denti sani. Ti sei mai chiesto qual è il valore di un'emozione? Jaguar XF. Tutta l'emozione Jaguar al prezzo di un'auto. Tua da 40.850 euro. Scoprila da Jaguar Monza. Potrai acquistarla pagandola con 36 rate mensili da 385,50 euro. Anticipo del valore di 15.000 euro e maxi rata finale. Jaguar XF da Jaguar Monza. Puoi. Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo, intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia, ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Accendifuoco Doppia Forza, che con l'aggiunta di carbone vegetale garantisce una combustione più intensa e duratura. Dal 1962 Venus è concessionaria del prestigioso marchio Mercedes-Benz e con la sua rete di filiali copre un territorio molto ampio che da Milano porta fino a Monza, Seregno, Pioltello e Cornate d'Adda. Le sedi del gruppo Venus offrono tutti i prodotti e i servizi legati a questo prestigioso marchio tedesco, partendo ovviamente dalla commercializzazione di tutta la gamma dei veicoli Mercedes-Benz, veicoli che da sempre rappresentano l'eccellenza in termini di eleganza, comfort, prestazioni e qualità costruttiva. Scopri le promozioni di Venus a te riservate sul sito grigliadipartenza.com. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Mi trovo negli stupendi saloni della concessionaria Se Motors Nissan di Monza, da 22 anni concessionaria monomandataria importante del marchio Nissan. Tanta qualità, tanta esperienza, tanta professionalità per respirare l'aria del mondo Nissan. Se Motors è il posto ideale. E poi tanti modelli nuovi come la Qashqai, vero Moreno? Vero Franco.
Qashqai è il crossover più venduto al 2007 ed oggi è ancora più bello. È anche nella versione 1.6 diesel automatica, disponibile anche 4x4, pensa, a partire da 19.990 euro. Prenotate un test drive, abbiamo belle vetture, abbiamo 20 anni di esperienza ed il gioco è fatto. Sei Motors da oltre 20 anni si dedica esclusivamente alla vendita delle vetture del marchio giapponese Nissan, una vera garanzia. Scopri la nuova Qashqai e l'universo Nissan da Sei Motors in via Visconti 15 a Monza, a pochissimi passi dalla stazione. Vi facciamo sentire due interviste, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso in sequenza e poi ci ritroviamo. Queste gomme del 2014 ci danno un po' di problemi alla moto e quando si scaldano la moto diventa difficile da guidare, quindi dobbiamo andare un pochino più piano. Sembra che la Honda invece riesca a stare sempre lì. Se vogliamo provare a battere le Honda ancora non ce la facciamo, siamo dietro. Pedrosa è andato molto forte e ha fatto dei giri in 0-1 basso, ha fatto anche uno 0-0-9, 0-1-0, io lì non ce la faccio. Ho qualche decimo più piano e quindi per adesso la Honda rimane in vantaggio soprattutto in configurazione gara e con il time attack la nostra moto va molto bene, anche l'altra volta ho fatto secondo dietro Marquez ma comunque vicino e con la gomma nuova siamo veloci, ma in configurazione gara la Honda ne ha di più per adesso e quindi dobbiamo cercare di migliorare, diciamo che ne ha di più qui. Però ne aveva di più qui anche in gara l'anno scorso, perché eravamo lì vicino, poi ci sono andati via perché appunto loro riescono a rimanere più costanti, a un passo più veloce di noi, quando la nostra invece comincia a scivolare facciamo più fatica, ecco. Quindi alla fine è positivo comunque. Secondo me vale molto, tra virgolette, perché intanto anche l'anno scorso il primo test era stato molto positivo, ma nel secondo test ero già in difficoltà. E gli altri avevano migliorato di più e io ero andato a finire quinto. Invece anche questo test qui siamo stati sempre davanti come passo e è vero, mancava Marquez, però comunque abbiamo sempre lottato per la prima posizione, quindi è già un buon passo avanti. E poi ho girato un secondo e uno più forte rispetto allo stesso test dell'anno scorso, che è tantissimo, e quindi vuol dire che sono più competitivo dell'anno scorso in questo momento. Adesso bisognerà continuare così. Vale, con le, invece sulle Open in generale qual è il tuo giudizio? Secondo te daranno fastidio in prova sicuramente, mi sembra. In gara possono dare fastidio? Io penso che sul tempo singolo la Open sia molto competitiva e spesso potrà partire nei primi 5 o anche in prima fila, ma io penso che in gara noi con le Factory andiamo più forte. A parte il tempo finale che mi ha fatto stamattina avere un po' più fresco, siamo riusciti a migliorare il passo, siamo più veloci, possiamo forzare molto di più in frenata, essere più veloci in inserimento e questo ci permette di essere molto più vicini dai primi. Questo non vuol dire che in gara possiamo essere là davanti, perché ancora la moto non riesce a girare velocemente come le altre, quindi è un aspetto che dobbiamo migliorare, ma non era in programma di modificare, di migliorarlo in questi test, perché ci sta per il materiale che abbiamo portato e abbiamo fatto solo prove di setup, quindi molto molto positivo dei risultati che abbiamo ottenuto. I tempi non vengono a caso, stamattina ho fatto un bel giro, ma vuol dire che la moto mi permette di farlo. E soprattutto queste sono le gomme di quest'anno, quindi tutti stiamo facendo fatica, ma è buono essere là davanti con tutte le stesse gomme. Sono molto contento dopo questi due test, non mi aspettavo di migliorare così tanto il primo e di non fare questi tempi il secondo, perché credo che la pista è un po' più lenta di questo test del primo, di poco oggi ma più lenta, quindi credo che noi abbiamo migliorato di più degli altri, quindi molto molto positivo e ci permette di frenare molto forte, di entrare più forte e quindi siamo più vicini anche a livello di passo. È fin troppo positivo quanto siamo riusciti a migliorare in questi due test, perché in Sepang 2 non c'era tanto materiale, anzi abbiamo semplicemente lavorato sul setup e siamo riusciti a migliorare ancora, quindi solo che positivo. Noi possiamo frenare molto più forte, possiamo entrare col freno, addirittura ho riprovato le sensazioni che quando sei in una frenata al limite aggressiva che si alza al dietro
posso tenere il freno in mano e fermarmi, cosa che l'anno scorso non era possibile, quindi questo mi permette di andare più forte. Ma nel momento che vado dentro la curva e che lascio i freni, la linea è la stessa dell'anno scorso e quella è sbagliata, nel senso che la moto non gira. Dobbiamo essere positivi e siamo molto positivi del lavoro che è stato fatto in così poco tempo, ma voglio spiegare la realtà, in funzione gara è un po' più complicata la cosa. Vieni da Jaguar Monza a scoprire la nuova Jaguar XF Limited Edition, disponibile in soli 40 esemplari. Prezzo d'attacco 40.850 euro per avere questa vettura nella motorizzazione 2.2 turbo diesel da 163 cavalli. Pensate, oltre 20 km con un litro, 3 anni di garanzia chilometraggio illimitato. Questa vettura ha già di serie il cambio automatico 8 rapporti con il paddle al volante e i fari Bixeno. Inoltre nell'allestimento Limited Edition potete avere i cerchi da 18 lire, i sensori di parcheggio e il Bluetooth. Inoltre da Jaguar Monza potrai acquistare la tua Jaguar XF Limited Edition con finanziamento privilege a tasso agevolato 2,50%, con un anticipo di 15.000 euro che può anche essere la tua vettura usata, più 36 rate da 385,50 euro e valore futuro garantito dopo 36 mesi. Vi ricordo che Jaguar XF è disponibile anche nella versione Sport Brake col motore da 163 cavalli 2.2 turbo diesel e su tutta la gamma XF potrete avere il British Pack, che è un omaggio di optional del valore di 5.800 euro. Venite a scoprire Jaguar XF in Jaguar Monza, Corso Milano 21 Monza, oppure su jaguarmonza.it. Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo, intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia, ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Accendi Fuoco Doppia Forza, che con l'aggiunta di carbone vegetale garantisce una combustione più intensa e duratura. Mi trovo negli stupendi saloni della concessionaria Sei Motors Nissan di Monza da 22 anni, concessionaria monomandataria importante del marchio Nissan. Tanta qualità, tanta esperienza, tanta professionalità per respirare l'aria del mondo Nissan. Sei Motors è il posto ideale. E poi tanti modelli nuovi, come la Qashqai, vero Moreno? Vero Franco, Qashqai è il crossover più venduto al 2007 ed oggi è ancora più bello. È anche nella versione 1.6 diesel automatica, disponibile anche 4x4, pensa, a partire da 19.990 euro. Prenotate un test drive, abbiamo belle vetture, abbiamo 20 anni di esperienza ed il gioco è fatto. Sei Motors da oltre 20 anni si dedica esclusivamente alla vendita delle vetture del marchio giapponese Nissan, una vera garanzia. Scopri la nuova Qashqai e l'universo Nissan da Sei Motors in via Visconti 15 a Monza, a pochissimi passi dalla stazione. Dimensione Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che avevi in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago in via Einaudi 34. Dottore.
Dottor Costa, allora, l'incidente di Marquez, il fatto che sia fuori Marquez, no? L'incidente che ha avuto, non è andato in testa a Phillip Island, che Marquez avremo alla prima gara, secondo te? Ma direi che psicologicamente direi la frattura che ha riportato è una frattura sì importante, doppia, però credo che la supererà molto bene, perché ha anche dimostrato nell'anno scorso, ha avuto 16 cadute, ma non solo cadute che dopo le quali si è rialzato delle volte portandosi lussazioni, fratture e mai paura. Cioè Marquez sa questo, che ha trasformato la paura in coraggio, il coraggio di andare a vedere al di là dei limiti, oltre. Cioè, per dire, se Lorenzo è perfetto ed è la meraviglia della perfezione che può anche entusiasmare, Marquez va oltre la perfezione. Ma per andare oltre la perfezione bisogna avere il coraggio di andare a vedere cosa c'è. È come camminare su delle orme già preordinate, dove tu sei perfetto perché sai che ti portano a un grandissimo successo, vedi Lorenzo, Pedrosa. E Marquez invece le orme non le guarda tanto, perché vuole andare a crearne delle sue, ma per uscire da un'orma che ti dà già una sicurezza devi avere coraggio. Quindi ha trasformato la paura in coraggio e quindi lo farà anche quest'altr'anno. La cosa bella che ebbi qui in questa trasmissione a dire, ho avuto molto piacere, che Valentino era come uno che era entrato in un cinema che c'era la luce già spenta, dove tu non vedi nulla, per cui si doveva orientare, e dopo un po' di tempo ti accorgi al cinema che invece vedi non come quando c'è la luce del sole, ma cominci a distinguere chiaramente le cose. Ma mi sembra che cominci a distinguere molto bene queste cose. Comunque Marquez, parlava di lui, adesso comunque Marquez quindi sta migliorando Stone dei suoi tempi. Quest'anno quindi Valentino vede già molto meglio, rivede quel bambino favoloso che ci ha incantato e ci ha fatto star bene per moltissimi anni, e quindi che ben venga questa nuova visione, chiamiamola, interiore di Valentino. Sa quante battaglie con Arturo che dovrò fare. Perché oltre i 35 anni che sono stati competitivi, chi hai visto tu? Beh, Mang, che è stato un pilota che è andato oltre, Ballington, ci sono dei piloti che, ma sono pochi, molto pochi, cioè, Biaggi, capirò. E poi c'è, ecco, stavo per dirlo, c'è Max Biaggi, che ha dato la dimostrazione di... Una cosa invece che vorrei chiedere, e l'anno scorso eri senz'altro presente, quanti chilometri allora è caduto l'anno scorso Marquez al Mugello? Credo, da quello che hanno detto, io riferisco quello che hanno detto, 336 chilometri all'ora. E lui ha raccontato questo, che voleva cercare di fare una frenata più, diciamo così, più violenta, però più avanzata, quindi per guadagnare, ritardare la frenata. Solo che nel momento che è andato ad avanzare in questo, che è andato a fare pensare, perché lui è una forza formidabile, cioè Marquez e la moto sono la stessa cosa, cioè lui vive dentro questa moto e la moto vive dentro Marquez, si è trovato che era già sull'erba, ma a quel punto ha subito capito che è finito, lui è sceso, cioè non è che è stato lì a pensare, lui dice qui basta, qui sei. A 300 e basta. Comunque arriva sanguinando, cioè sanguinante, aveva una brutta ferita sotto il mento, al Medical Center, e aveva una frattura di spalla del trochite, e quando tutti lo guardavano al Medical Center, perché doveva uno stender cavarla tutti, lui ha guardato tutti e poi ha detto, oh, io devo provare. Perché cavarla tutta? Perché io devo provare. Ecco, per dire che in un momento in cui si raffigura un incidente, che di quelli dell'anno scorso è stato il più, eclatante, diciamo così, preoccupante, quello più pauroso, quello che ha fatto rabbrividire tantissime persone. Lui è sceso dalla moto, è arrivato al centro, voleva tornare su quella moto e probabilmente a migliorare quel tipo di frenata. Questo è Marquez. Posso chiederti, scusa, visto che l'anno scorso poi c'è stato anche il caso di Pedrosa, che tu hai messo in condizione di ritornare in moto subito dopo un incidente, forse non così spaventoso come quello di Marquez, poi però Dani si è sentito poco bene, insomma, no, c'è una differenza. Si è tentato con la frattura della clavicola di correre subito al Sachsenring, però direi che... Ma dal punto di vista così loro, tra Mark e Dani, c'è qualche differenza? Cioè l'enfasi, la voglia del giovane contro quella...
Marquez, essendo un coraggioso che va oltre, che non segue le orme già prestabilite da quello che può essere anche una precedente esperienza sua, è uno che può fare anche paura. Se vogliamo guardare quello che è il giudizio giornalistico dell'anno scorso su Marquez, e mi voglio far aiutare da Zamagni, che stimo molto come giornalista ma anche come amico, non è che Marquez abbia avuto sempre tutte le simpatie che potrebbe avere un pilota come quello che noi bambini dell'epoca di mio padre Checco, Coppa d'Oro, Conchiglie d'Oro, 200 miglia, avevamo per questi piloti. E quindi vuol dire che quando uno fa queste cose chiaramente crea anche un po' di, come devo dire, qualche perplessità, perché oggi la ragione vuole che si stia sulle orme e sulle regole. Quindi Marquez è ben visibile in questo suo andare oltre, come ben visibile Lorenzo nella sua perfezione, come ben visibile adesso Valentino che ritrova il bambino fantastico che era dentro di lui e che gli ha permesso la sua carriera. Sì, perché c'era un cinema buio, ho messo gli infrarossi e vede meglio. Sì, bene, bravo. Pedrosa invece è un introverso, quindi tu non lo vedi, perché l'introverso è quello che vede un mondo che lo vede solo lui, e poi a seconda che corrisponda o no a quell'esterno è più o meno in forma o meno in forma. Quindi è molto più difficile da definire. Io quello che voglio dire però di Pedrosa, lo torno a dire, quando è passato alla MotoGP tutti hanno detto che era troppo piccolo, che era minuscolo, che non ce la poteva fare. Però quando lui, pur essendo minuscolo, pur avendo questa imperfezione, è riuscito a superarla e a guidare la moto così come la guida, vincendo anche delle gare e proponendosi quest'anno per il mondiale, beh, credo che tutti quei bambini che vanno a scuola, che vengono presi in giro dai compagni perché sono troppo piccoli, Pedrosa è l'alfiere che li riscatta. Bene, quanto vale abbiamo visto dietro. Scusa Simon, poi di... anche perché c'è il dottor Costa, per cui ci può dare anche lì un suo consiglio o una sua idea. Si chiede sempre sull'età, su Valentino Rossi, ma secondo me è l'entusiasmo che uno ci mette e che la voglia che ha, perché se Valentino non avesse più voglia di correre si ritira e non ha bisogno, credo, di andare lì per portare a casa lo stipendio. Definizione perfetta. Anche entusiasmo, sai cosa vuol dire? L'hanno inventato i greci. Entusiasmo vuol dire trovare il Dio che è dentro di te. Perfetto. Quindi Valentino, se ha entusiasmo, che trova quel Dio, quel fanciullo, quel Peter Pan che è dentro di lui, Valentino andrà forte anche a 35 anni o anche a 100 anni. Anche perché, io dico... Basta trovare quella dimensione. Per chi ha seguito le Olimpiadi adesso, ci sono stati dei campioni. Armin Zögler, il nostro portabandiera, 40 anni, ha portato a casa ancora una medaglia. Biordale, 42 anni, nello sci di fondo, che è uno sport, credo, anche un po' più faticoso delle moto, ha portato a casa ancora due medaglie. Per cui io non mi vorrei fossilizzare sempre. È bellissima questa cosa, devi trovare questa divinità che dentro, questo è il messaggio che do a tutti. Io non sarò condiviso, ma credo che dentro ogni essere umano c'è questo entusiasmo, la capacità di scovare quella divinità che ti permette di fare l'impresa. E poi non dimentichiamo una cosa, c'è un ragazzo che nel 2001 lo consideravo un ragazzo, 15 settembre 2001, che la morte gli ha rapito metà del corpo. Lui ha fatto Olimpiadi e campionati del mondo a un'età dove nessuno ha mai corso e ha corso contro ventenni. Alessandro Zanardi, alzando la sua bici dopo aver vinto le medaglie d'oro e d'argento alle Olimpiadi a Brandax, con la metà del corpo su quel grigio asfalto che lui conosceva quando ci guidava sopra con l'auto, ha detto: io sono un uomo contento. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che molte volte l'avversità non è un handicap, è un'opportunità di scovare una coscienza talmente immensa e talmente, diciamo così, direi foriera di grandi risorse, di grandi possibilità, che danno gioia e felicità anche se sei senza le gambe. Quindi che cosa dobbiamo fare qui? Facciamolo questo ragionamento. Rivediamo cos'è l'handicap. L'handicap, se viene considerato pietà e noi siamo i pietosi verso l'handicap, l'handicappato soffre. Ma se l'handicap è quella chiave che permette di aprire qualcosa di magico, di divino che è dentro l'essere umano, allora potrebbe avere che uno senza gambe sorride e dice che sono un uomo contento, meno tanti altri che hanno tutto il corpo praticamente, si annoiano e sono praticamente privi di felicità. Claudio, noi di sicuro
Di sicuro non ci siamo annoiati ad averti con noi, è una meraviglia. Beh, quando... Adesso che ho un po' più di tempo, può darsi che faccia qualche salto. Guarda, non vediamo l'ora della prossima volta. Non gli abbiamo ancora chiesto una cosa, ma chi è il tuo successore? Il mio successore si chiama Michele, dottor Michele Zasa. Michele? Zasa. È 4 anni che è nella clinica mobile, ci siamo legati molto. Gli ho trasmesso quello che i banchi di scuola non gli avevano insegnato, che praticamente le cose più belle sono quando si sfida l'impossibile. E con lui c'è un mecenate della scienza, un dottor Guido Dalla Rosa Pratica, un centro europeo di valore europeo a Parma, e sicuramente faranno delle cose importanti, cioè non solo continueranno quella che è la filosofia della clinica mobile, cioè amare i piloti che sono i miei più cari amici e trasformare, come ho detto prima, quel bellissimo esempio su Zanardi che mi ha suggerito tutto Pollini, quindi ho seguito quello che è il suo pensiero, e che quindi continueranno ad aiutare i piloti a trasformare le ferite in un dono, e nello stesso tempo la clinica mobile potrà anche ricevere tutti quegli aggiornamenti che oggi, come oggi, sapete com'è travolgente la tecnologia, che lei si merita per poter essere all'altezza, per poter dare un aiuto al mondo, diciamo, del motociclismo. Anche perché in più la Dorna, lo devo dire, prima ho visto Carmelo Speleta, è stato per tanti anni il mio capo supremo, e ha portato delle eccellenze mediche della Spagna, cioè degli scienziati, che proprio si metteranno, sono già lì da 2 anni, ma quest'anno si metteranno molto più a disposizione per aiutare e assistere quelli che sono i piloti di moto. Scusa, una cosa, no, chi paga la clinica mobile? È la Dorna? Dunque, chi sì. Finanzia l'attività? Allora, perché è anche una cosa costosa. Perché, sì, la clinica mobile, i soldi vengono dati dalla Dorna all'IRTA e l'IRTA li dà alla clinica mobile. La clinica mobile della MotoGP ha un budget che credo che sia un 290-300 mila euro, e poi la clinica mobile si aiuta con quello che è, diciamo così, la volontà di tanti, e in particolare anche fino a tempo fa, oggi è un po' più difficile, lo sapete anche voi, con gli sponsor. E quindi credo che il dottor Zasa abbia sicuramente una delle realtà, diciamo, mediche, scientifiche più importante del nostro paese, quindi sicuramente le cliniche che sono, posso dirlo, le mie figliole, potranno avere la possibilità che la Dorna le proteggerà per farle proseguire nel tempo, e Zasa avrà questo Dalla Rosa Prati che l'aiuterà a mantenere un bel abbigliamento, un Claudio, bel trucco. Magari Speleta gli fa una categoria apposta, gli fa la Factory 2, la Clinica Mobile 1, Clinica Mobile 2. Allora, se la fa, io, se fa un esame per titoli, mi ripresento. Esatto, beh, il minimo. Enzo, velocissimo, chiude, dobbiamo lasciare Claudio. Un momento, sì. Col mio software. Beh certo, con la tua centralina. È l'unica che noi accettiamo. Enzo, veloce. No, da pilota, spero che il dottor Zasa, giusto? Michele Zasa prenda la pazzia totale che aveva avuto, perché per noi lui era pazzo. Ma anche c'è un lui, pazzo geniale. Guarda anche lui negli occhi pazzo. I piloti o no? Sa guardarli negli occhi o sai, sa leggere? C'è uno svantaggio, conosce l'inglese e lo spagnolo, quindi ha già un mezzo per comunicare. Io, non sapendo le lingue, dovevo guardare per forza gli occhi del pilota, cioè. Io lo ricorderò sempre, credetelo, è una delle cose che mi ha sicuramente sorpreso nella vita, fra tante cose sorprendenti che ci sono nella vita, perché la vita è una sorpresa, deve essere per tutti, e l'auguro per tutti. Tante sorprese. Sono stati giorni interi con Mick Doohan. Ah, me lo ricordo. Sì. E parlavamo tutto il giorno, lui parlava australiano e io parlavo italiano stretto romagnolo. E vi capivate come? Neanche italiano. Sempre parlavamo. Ma cosa vi siete detti che non mi capivate? Parlavamo anche di vino. Di vino. Abbiamo parlato di vigne, di vino, come viene il vino, con queste cose, perché andavamo in due lingue diverse. E alla fine io non so che cosa lui, se lui parlasse di vino e io parlassi. Tu pensi che lui parlasse di vino? Invece io parlavo magari di moto. Ma te l'ho detto, no? La parola finale. Grande. Cosa è? Pazzo. Va bene, ma c'è il nostro pazzo preferito, noi lo adoriamo. Parla con Doan con due lingue diverse, poesia. Capendo lo adoriamo e gli vogliamo bene. Claudio, ti lasciamo tornare a casa. Dimmi. Molte volte
era più difficile capire un pilota che parlava italiano. Ah, sì, eh? Perché ne abbiamo avuti, credo che il mio amico Pernat si ricorda quando io mi sono giocato la vita, la carriera con Alessandro Gramigni. Porco, giuro, con una frattura di gamba che avevamo detto stagione chiusa, siamo andati a vincere il mondiale. E quando parlavamo con Gramigni io avevo bisogno di un interprete, che era Carlo Perna. Ero io. Con Duan non avevo bisogno di interprete. Con lui sì, va bene. Però abbiamo fatto una bella cosa quella lì, abbiamo vinto un mondiale. Oh, ti faccio il merito perché c'è stato un momento che si doveva decidere se rimanere pazzi tutti o prendere qualche atteggiamento. Ero la persona giusta a diventare lui pazzo. Ci ha pensato, ha girato, sai come fa a agire, eccetera, e poi si volta e poi ha detto... Andiamo avanti. Andiamo pazzi avanti. Tutti. E quindi perfetto. Ce ne abbiamo un altro. Di fermarli almeno qua. No, va bene. Cominciamo con un grandissimo applauso Claudio Costa e lo aspettiamo la prossima volta. Grazie Claudio. Che sia presto. Grazie di essere stato con noi. Ciao Claudio. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito. Ciao. Un uomo entra in un bar, ma è il bar sbagliato. Un caffè, grazie. Ma io vado. Non hai dimenticato niente? Bei denti. Vuoi tenerli così? Meglio due. Fuori casa, Vivi Dentsilite aiuta a mantenere i denti sani. Sono Oscar Mani, responsabile dell'usato del gruppo Venus S.p.A. Voglio illustrarvi alcune nostre proposte. Mercedes classe A 180 CDI automatica a partire da 21.900 euro. Classe B 180 CDI Executive a partire da 20.900 euro. Se venite a trovarci a nome di Griglia di Partenza e acquistate un'autovettura usata, il trapasso lo paghiamo noi. Vi aspetto presso una delle nostre sedi. Scopri le promozioni di Venus a te riservate sul sito grigliadipartenza.com. Diavolina Pellet Spazzacamino, il prodotto brevettato da Diavolina che pulisce dall'interno. Non potendo pulire e accedere direttamente là dove la fuliggine si deposita, l'unica alternativa è uno strumento capace di agire dall'interno. Basta versare l'intero contenuto della confezione nel vano di carico della stufa e durante la combustione Diavolina Pellet Spazzacamino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni. Mi trovo negli stupendi saloni della concessionaria Sei Motors Nissan di Monza da 22 anni, concessionaria monomandataria importante del marchio Nissan. Tanta qualità, tanta esperienza, tanta professionalità per respirare l'aria del mondo Nissan. Sei Motors è il posto ideale e poi tanti modelli nuovi come la Qashqai, vero Moreno? Vero Franco, Qashqai è il crossover più venduto al 2007 ed oggi è ancora più bello. È anche nella versione 1.6 diesel automatica, disponibile anche 4x4, pensa, a partire da 19.990 euro. Prenotate un test drive, abbiamo belle vetture, abbiamo 20 anni di esperienza ed il gioco è fatto. Sei Motors da oltre 20 anni si dedica esclusivamente alla vendita delle vetture del marchio giapponese Nissan, una vera garanzia. Scopri la nuova Qashqai e l'universo Nissan da Sei Motors in via Visconti 15 a Monza, a pochissimi passi dalla stazione. Centro arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro arredi Metalmark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzinuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. We'll be right back.
Allora, siamo in un ritardo spaventoso, ma siamo talmente innamorati del dottor Costa che vorremmo ascoltarlo per delle ore. Paolo, invece, parliamo ancora di sicurezza un attimo, perché la tuta che usi in gara o quando sei in pista, ogni volta che sei in pista, ha una particolarità. Adesso poi abbiamo una persona, Aldo, che ci spiega esattamente di cosa si tratta, però fai tu una sì, premessa. Aldo Della Vircos ha messo in commercio questa nuova tuta dove come particolarità ha un airbag che invece di proteggere le clavicole come le altre tutte con l'airbag che ci sono in commercio, protegge le anche e tutta la colonna vertebrale. Okay. Secondo me è molto valido, l'ho provata, oltre che Aldo è tantissimi anni che produce tutte, quindi oltre che fa delle tute su misura veramente molto comode, eccezionali, a questo nuovo brevetto che tra l'altro adesso ci illustrerà lui. Sei caduto almeno in parabolica, perché se no sarai caduto almeno in parabolica per capire se l'altro no, l'abbiamo fatto scoppiare così da fermi per vedere com'era la mobilità. Aldo, come funziona? Ciao, grazie per essere qui. Silvia, ma dammi un attimo, c'è il microfono, guarda, parli con quelli dietro, passa il microfono Aldo. Sì. Grazie a voi. Ciao. E niente, io produco questa tuta che è l'unica nel suo genere e che appunto, come diceva Paolo, protegge tutta la parte lombosacrale, molto importante, perché prima di farla, progettare questo tipo di sacco, se vogliamo chiamarlo così, abbiamo fatto una ricerca con dei medici ortopedici e delle statistiche sugli incidenti racing sulle piste. Abbiamo avuto il risultato che il 65% delle cadute, degli incidenti, se si vuol dire così, si rompono tutta quella parte bassa, che quando poi si avranno i 40, i 50 anni, ne parliamo bene con i dolori che usciranno. Okay. Senti, ma questo è uno studio solo per la pista o potrebbe essere applicato allora, anche alle tute stradali? Allora, questo è un primo studio. Allora, come airbag è una cosa molto elementare, perché lavora, sì, c'è anche il GPS per un'altra cosa, per la sicurezza soprattutto. Non abbiamo voluto mettere traiettorie e tutte quelle cose lì che trovo in commercio, perché appunto noi producendo tutte su misura, solo esclusivamente su misura, abbiamo voluto fare solo sicurezza. Sicché questo è l'unico e il primo che esista ed è omologato, certificato, come si vuol dire. Ne siamo anche orgogliosi, perché siamo un'azienda piccolina, però facciamo tutto in Italia e soprattutto dentro in azienda, senza che esca uno spillo della nostra azienda. Senti Aldo, poi faremo un test con Paolo dove lo faremo cadere apposta. Sì, abbiamo già, certo. Non vedo l'ora. Non facciamo neanche tanto fatica. I miei tre piloti... montano Vircos, quindi i miei tre ragazzini che sai che tu ci sponsorizzi. Uno dei tanti si sono. Prima di rompergli le ossa, loro vorrei capire se le tue tengono di più. Se funziona. Aldo, grazie mille, faremo un test molto presto. So che di fianco a te c'è una persona che si occupa di sicurezza, motosicurezza.com, Alessandro Di Paola. Io mi occupo, ho un blog ormai dal 2009 riguardo, che parla di abbigliamento in un modo un po' straniero, perché in Italia, ahimè, si parla molto poco di certificazione, quindi possiamo dire che un 95% dell'abbigliamento che utilizzano, diciamo, gli utenti comuni e non è certificato, non è sottoposto quasi a nessun test, ed è un peccato, perché secondo me, ma non solo secondo me, secondo vari studi, si diminuirebbero le fratture, quindi... È un peccato, è un pericolo. È un pericolo, ma è un peccato, perché basterebbe veramente una volontà delle aziende, esatto, per prevenire, si diminuirebbero i danni, le lesioni di un 40%, fino a un 40%. E questa, ad esempio, quella di Aldo è una tuta veramente unica, perché è una tuta prodotta in Italia, certificata 13595, che è già di per sé una rarità. Veramente stiamo parlando di pochissimi produttori al mondo che hanno in commercio una tuta di questo tipo, e in più c'è un airbag che, per quanto ne so, è l'unica che ha questa caratteristica. Insomma, spero di vederla anche disponibile per gli utenti su strada, non solo su quelli su Difatti, pista. Che era quello che appunto abbiamo chiesto prima. Col tempo sicuramente ci saranno delle evoluzioni della centralina per portarla appunto su stradale, dove ci sarà un utilizzo molto più ampio per la gente. Grazie mille Aldo, grazie anche a Paolo. Ti puoi spostare da Alessio Vogliano del gruppo di amici qua, che insieme al marchio Polini hanno creato loro, ciao Alessio, una moto molto particolare. Ciao a tutti. C'è qua uno scooter con le ruote chiodate, già lì ci parte, io e Cazzaniga abbiamo già le mani che ci sudano. Vogliamo provare a capottarci con voi. Dove lo usate questo? Sulla sabbia? No, No, sul ghiaccio. Sto scherzando, ghiaccio dove? Ghiaccio, abbiamo fatto una gara su ghiaccio un paio di settimane fa.
Con il pilotino a pragelato che ha vinto la categoria scooter. Com'è correre sul ghiaccio? Com'è? Beh, è stata la prima esperienza per noi ed è veramente fantastico. Veramente. Factory 2 Open o cos'è che era? Ma adesso noi siamo in fase 1, adesso vorremmo fare la 2. Poi dopo sì. Se vincete vi penalizzano. Infatti stiamo un po' valutando. Senti, parlami invece del motore di quell'altra moto che c'è là dietro, che è molto particolare. Cos'è ecco, l'altra moto monta un motore fatto da noi, che siamo degli appassionati, nei ritagli di tempo del lavoro, abbiamo fatto questo motore che è un disco rotante. 80 di cilindrata, che correrà quest'anno il campionato che ha organizzato nostro amico Federico Fracasso, che saluto, che ha avuto un incidente, e correremo queste gare di durata che sono di 6 ore ognuna, e per poi ad arrivare a fare la gara che è molto importante in Spagna, che però si correrà col 50 di cilindrata. Perciò una cosa un po' particolare. Che diciamo. Sono le stesse gare dove andremo anche noi con gli, sì, con gli scooter. Io, Franco, ho sempre definito queste gare amatoriali a livello goliardico, però veramente questi ragazzi sono veramente bravi e a queste gare si possono trovare anche dei bravissimi preparatori. Adesso io non so, Carlo Pernat ha usato quei motori lì con l'Aprilia e può vedere dopo. Vero. Cosa hanno fatto, ricavato dal pieno questi ragazzi, cioè io non so se definirli preparatori, ingegneri, saranno appassionati, inventori. Ma questi ragazzi sono stati veramente bravi perché hanno fatto un lavoro veramente coi fiocchi. Eccezionale. Cioè, veramente, non l'ho ancora vista andare, ma dicono che anche le prestazioni sono notevoli e sicuramente puntano a fare degli ottimi risultati in Spagna, dove c'è questa gara di 24 ore dove vanno anche i piloti del moto mondiale, cioè bellissimo, bellissimo, molto bello. Alessio, e niente, però infatti volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare Polini, Caba, perché ci stanno dando una grandissima mano, perché veramente tirare su una cosa del genere in questo momento non è proprio facile, perciò veramente grazie a tutti, anche agli altri sponsor, e speriamo che in questa avventura, dai. In bocca al lupo, grazie di essere venuti Crepi, a trovarci. Grazie. Ciao a tutti. Silvia, non ho ancora finito per te, ho bisogno di tutti i rechi da Filippo del Monte, cioè, guarda, questo signore con tutta quella capigliatura lì, così folta, ecco, tac, passata avanti alla telecamera, brava. Vai. Filippo, ci vedremo poi presto anche con le vostre moto, però un progetto legato ai ragazzini, anche questo molto interessante. Sì, che è legato al trofeo Moto Estate, che si corre su 5 gare. Legato ai ragazzini, quest'anno abbiamo fatto una nuova categoria, il KTM Duke 200. Domenica prossima a Modena faremo una selezione, i migliori due gli daremo una borsa di studio, spenderanno la metà circa dell'iscrizione. È già un trofeo che costa poco, perché costa 7.500 euro tutto compreso. Vogliamo rifare il vivaio, visto che ne mancano di piloti, cerchiamo di riportarli in pista e agevolarli, vista la crisi. Certo, giusto Filippo, complimenti per questa iniziativa. Vi seguiremo e vi aspettiamo un po' in studio con i pilotini, magari i due che vinceranno la borsa di studio, sarebbe carino. Volentieri, poi dopo noi inizieremo le gare il 3-4 maggio a Franciacorta, che sarà la prima gara, poi ci saranno anche la 600, la 1000. Comunque tutte categorie low cost su 2 giorni, appunto per riportare tutti in pista, soprattutto bene, i giovani. La formula giusta, grazie Filippo. Grazie. Ci vediamo subito, tra un minuto torno da voi. Amici di Discover Nolan Channel, ben ritrovati nello showroom del Nolan Group. Quest'oggi insieme ai nostri grandi piloti Carlos Checa e Marco Melandri vi portiamo alla scoperta dell'ultima evoluzione del casco GT Gran Turismo, l'X702 GT. Guardate che integrale! Davvero notevole, 4 misure di calotta esterna e ancora più comfort. Vedete gli interni, completamente rivisitati. Sono stati realizzati con tessuti pregiati e naturalmente sono ammovibili e lavabili. I guanciali, inoltre, hanno una nuova conformazione per essere ancora più comodi. Il Touring Ventilation System con le sue prese d'aria assicura una ventilazione eccezionale, soprattutto nei lunghi tragitti nelle condizioni più estreme di guida. La visiera, rigorosamente double action, con la sua ampia superficie rende possibile una maggiore visuale, anche laterale, aumentando in tal modo la sicurezza attiva, mentre la visierina Pinlock evita l'appannamento del casco.
Avete capito, ragazzi, l'X702 GT non si fa mancare proprio niente, compreso lo schermo parasole VPS e la predisposizione per il sistema di comunicazione Encom X-Series. Montiamo in sella e ci facciamo un viaggio di prova? Amici, per oggi è tutto dal Discover Nolan Channel, vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che tutti i caschi del Nolan Group sono interamente realizzati in Italia e garantiti 5 anni. Autovilla Ford Partner per Milano Nord vi aspetta nello showroom di Viale Gramsci e nella sede storica di Viale Casiraghi a Sesto San Giovanni. Due grandi esposizioni per ammirare tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Ford, ma da Autovilla troverai anche un vasto parco di autovetture usate ed aziendali di tutte le migliori marche del mercato, tutte garantite e ai migliori prezzi. Da sempre Ford Autovilla è esperienza e serietà. Autovilla in Viale Casiraghi 504, in Viale Gramsci 757, a Sesto San Giovanni. Il tuo bagno dei sogni è da Dimensione Bagno, dove trovi un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Ciao Franci! Ciao. Sono venuto a prenderti, sei contenta? Felicissima! Ma non possiamo avere un'automobile normale come tutti gli altri? Ma perché? Questo qui va benissimo e poi le automobili costano tutte troppo care. Ma non lo sai che da Fassina ci sono centinaia di auto, una più bella dell'altra? Ma allora andiamo, dai, ti porto, sali che andiamo! Sai una cosa? Vai, vai tu! Vabbè, allora vado io, ciao, ciao! Questa volta Francesca aveva ragione, guardate che scelta! Centinaia di vetture nuove usate, chilometri zero e aziendali, a prezzi super vantaggiosi. Se cerchi l'auto giusta per te non puoi mancare nelle concessionarie del gruppo Fassina. E ricordati, le donne hanno sempre ragione, ma non dirglielo. Andiamo subito a vedere il servizio, nuove regole Formula 1. Ci capiremo qualcosa, signor Palazzoli? Secondo me no, però ascoltiamo, poi ci spiegate voi. Insomma, cerchiamo di vedere il bello. No, di vedere cosa succede. Ah, cosa succede, scusa? E quanti arrivano in fondo e quanti devono alzare il piede dall'acceleratore, perché formula consumo. Mamma mia. Adesso stanno studiando benzine con densità differenti per avere qualche litro in più a bordo. Mamma mia, sentiamo il servizio. I nuovi Power Unit con Turbo e Kers con potenza doppia vantano una migliore curva di coppia rispetto ai vecchi V8 aspirati. Il sistema ibrido, in combinazione con il compressore, massimizza la spinta e la progressione del motore sin dai bassi regimi, condizione che richiede coperture capaci di soddisfare la maggiore trazione e ripristinare il corretto livello di motricità sull'asfalto. La Pirelli ha evoluto i pneumatici 2014 nelle strutture e nelle mescole. Nuove carcasse, capaci di migliorare l'appoggio sul piano stradale e la gestione delle forze laterali e longitudinali. Nuove mescole, più consistenti per soddisfare un minore consumo in gara e studiate con un working range più ampio e ravvicinato tra le specifiche. Sotto il sovrasterzo, pattinamento, degrado saranno fenomeni molto più invasivi rispetto alla passata stagione, condizione che rendono critico l'angolo d'assetto della monoposto. Il pneumatico della nuova generazione è concepito per gestire forze di diverse intensità rispetto al 2013. Una minore deportanza contiene la velocità in curva e riduce le accelerazioni trasversali che impegnano spalla e profilo. Più coppia attiva dannosi micropattinamenti del battistrada sul fondo stradale. Per ridurne l'intensità, Pirelli ha messo in campo un'efficace combinazione di nuove carcasse e nuove mescole per controllare perdite di aderenza e surriscaldamento del battistrada. Due soluzioni capaci di contenere le alterazioni del compound e il conseguente degrado. Fondamentale è l'appoggio del pneumatico,
La carcassa è progettata per distribuire in modo uniforme l'area di impronta, una configurazione che riduce i picchi termici in aree circoscritte e assicura un degrado progressivo del battistrada, per assecondare al meglio le caratteristiche di impegno dei nuovi Power Unit Turbo compressi. Io voglio arrivare a Gabbiani, ma passando dai giovani, però, Beppe, arrivo a sentire la tua opinione. Ti chiedo anche cosa ha detto Vandone nel servizio, me lo rispieghi tutto dopo. Seguito attentamente. Sto parlando con te. Però sì, parto prima da Chiara, voglio sentire Alessandra Brena, Federico Leo, Kevin Giovesi. Ditemi cosa ne pensate, Chiara, tu da appassionata? Io penso quest'anno sarà più un formula finish, cioè infatti come diceva prima Aldo dovremo vedere quante macchine effettivamente arriveranno alla fine. Infatti leggevo anche in Red Bull, appunto, hanno, diciamo che la squadra che ha principali problemi al momento, così dicono, sempre che non si stiano nascondendo, e infatti stanno lavorando anche 18-20 ore al giorno per risolvere quello che è il problema al brake by wire, quindi all'impianto frenante, così come anche al termocompressore. Segna Beppe, brake by wire, perché non c'è solo più il drive by wire, ma c'è anche... La scheda twitta. Ah, l'hai twitterato. L'hai twittato. Quindi non so, probabilmente sì, io penso che anche Red Bull ce la farà risolvere i problemi, però vedo molto bene Mercedes, speriamo, anche perché rimane la mia favorita. E c'è da dire però che alcuni piloti come Button e anche Hamilton, dalle performance di Red Bull, indipendentemente dai problemi, pensano che appunto una volta risolti queste problematiche, Red Bull sarà ancora lì davanti. Ok, Alessandra Brena, poi vado a Federico e da Kevin. Ma secondo me innanzitutto è abbastanza imbarazzante, come diceva Chiara, il numero delle macchine che hanno problemi, perché sono veramente tantissime. E infatti, come diceva lei, appunto, la Red Bull addirittura è arrivata a dire vabbè, male che vada, visto che se ne fermeranno tantissime, riusciamo a arrivare ultime di quelle che arrivano e quindi prendiamo comunque due punti. Bella come filosofia, carina. E quindi io trovo che sia una cosa abbastanza sconvolgente. Poi ci sono anche tanti problemi ai freni che preoccupano un po' anche i tecnici Pirelli, perché comunque anche loro hanno detto che delle inchiodate come quelle che si sono viste nei test in gara comunque danneggiano lo pneumatico e quindi bisogna fermarsi a cambiarlo. E quindi secondo me la situazione è molto critica e speriamo che prima dell'inizio della stagione riescano a risolvere un po' di problemi. Federico, sarà come nelle moto, dicevano che con questi sconvolgimenti regolamentari ci sarà più spettacolo. Anche qui allora alla fine può essere che sia così, non so. Sicuramente sarà un anno molto particolare a livello anche di prestazioni dei team minori, perché anche secondo me vedremo magari nella prima fase di gara con la regolazione e poter un po' tenere a qualche cavallo in meno nella prima parte della gara. Secondo me ci si vedranno anche i team minori, magari la Marussia, così star davanti fino a anche metà vedere, gara, dici, per farsi vedere, posso approfittare di questo. Secondo me la Red Bull, spero e penso che stiano anche un po' cercando l'esasperazione, quindi stanno anche un po' bluffando sui problemi che hanno, non proprio bluffando, ma stanno provando il limite della macchina, perché secondo me è strano che un newbie della situazione possa non riuscire a fare una macchina che sia performante e affidabile come le altre. Vediamo benissimo Mercedes così, però io sto parlando appunto con te prima, sono molto, molto amico e molto fan di Daniel Ricciardo, quindi tifo anche per lui, perché secondo me fa una bella figura anche con il compagno di squadra. Cioè sembra che non sia arrivato però nel momento giusto in quella squadra che ha dominato per le ultime stagioni. Fino adesso ho avuto, vedendo così i test, è sfortunatissimo, perché è andato il momento sbagliato con la macchina che non riesce ad andare, però vedremo, perché la stagione è molto lunga, i test sono questi qua, rimane sempre a piedi, però vediamo settimana prossima cosa succede, perché servono solo i GP per capire un po'. Sento anche Kevin e poi vado da Beppe che fa la chiusa, la chiosa di questo, io continuo a beccare dentro questo tavolino qui, vabbè. Ma Kevin, secondo me sarà anche bello vedere le gare, perché ci saranno tanti colpi di scena tra l'affidabilità e poi secondo me anche le macchine di quest'anno della Formula 1 sono un po' più lente, e addirittura dicevano che erano più veloci le GP2 delle ultime due squadre della Formula 1, quindi anche questo sarà da vedere. Va bene, Beppe, tu sei convinto lì? No, io non so cosa dire, perché posso partire, poi potrebbe dire Arturo ancora meglio di me. Io mi ricordo che se c'erano 1300 cavalli, il controllo di trazione era il piede. 1300 cavalli. Le macchine pesavano un quintale meno,
e le gomme, c'erano due gomme, quella da gara che in prova. E quelle da qualifica, appunto. I freni erano di ferro e cominciavi a avere le pastiglie, non lo so, questi qua adesso. Ma io vedi, non ho più. Beppe, no, vedi, ma adesso con tutta questa nuova tecnologia, sì, sofisticata, elettronica, tucca dei chi. Dov'è il pilota? Non lo so, io però, per cui basta che qualcosa. Tucca dei chi, tucca de là, è bellissimo, però. Hai detto tucca dei chi, tucca de là. Sì, giusto. Uno, l'espressione massima velocità, devo alzare il piede perché non ho benzina. Non ho benzina, 560 cavalli sono niente. Ce li avevi quando ero un bambino. Pesano un quintale in più. Adesso, oggi cosa ho letto sul giornale Color Rosa? La cosa più bella, avranno problemi a tenere giù il piede fuori dalla curva, è un po' di traverso, poverino. Guarda che non c'è però, più, però, è l'elettronica. No, ma anche adesso vanno un po' di traverso e freno bloccano le gomme. Io se bloccavo una gomma, le tiravo a piatta, mi facevano un mazzo così. Non è il freno che blocca le gomme, è l'elettronica. E vabbè, ma è il break by wire. È il break by wire, sì, by wire. Sì, dire, non ho parole ridere. Comunque dal primo Gran Premio, vedrai che si ritornerà come l'anno scorso. Tutti i propri ruoli, la Red Bull, la Mercedes, la Ferrari e così via. Anche perché ha parlato di 550 cavalli, Beppe, no? Adesso sono sì, 600, più 164. Però Nando, la macchina che Jaguar ha portato al Salone di Ginevra, la vediamo domani sera in affare con le ruote, l'ultima Jaguar XKRS ha 550 cavalli ed è una station wagon. No, cioè, è un 500 cavalli li compri oggi. Cioè, è quello che... Ma ragione. 64 per 33 secondi, oh ragazzi... Sono facili. E hanno accelerazione. Però Franco, sai perché hanno accelerazione? Perché è importante, perché girano 14.000 giri, no? Quindi, e hanno la coppia in basso e cambiano prima, scritto, cambiano prima. Oh, cavolo. Anch'io con la Martini come la avevo prima, se no mi girava il cerchione su, allora qua e vai avanti, no? Però Franco, sì, Mauro, abbiamo vai, che non si possono cambiare. Vai, vada, dai. È una roba, guarda, una roba. Per andare all'Hollywood va bene, ballè, però ballare. E su tutti. Ma Mauro, per me ha ragione a prendere in giro in parte, però, perché no, ce l'abbiamo su con questa nuova categoria di automobili. Io no, io sono sicuro che ci sarà uno spettacolo incredibile, sì, spettacolo. E quasi cambieremo squadra probabilmente. No, io tiferò per tutti fino a che non vedrò almeno le prime tre gare. Lo spettacolo lo puoi fare se vuoi fare delle macchine da 1500 cavalli col piede del pilota, dai cavolo. Ma sai che adesso ti dico una cosa, ma a me piace il mondo che va avanti, questo sì, cambio a me deve... allora, lo fa impazzire, sono affascinato. Sì, ma tecnologia o spettacolo? Ascoltami, sarà uno spettacolo per forza, secondo me. Il fatto che ci sia così disordine, così tanto disallineamento, sì, e queste squadre che tribulano. È uno spettacolo dettato dalla tecnologia, non dall'uomo. Ma sono d'accordo. Beh, guarda, non finirò mai di dirti che sono il più nostalgico del mondo. Però. Merzario quest'anno. Però nel motocross, guarda che se prendo la moto di 10 anni fa, si va forte, vince ancora. Le penso che due molle, una caiaba avanti e indietro. Con le moto. Motocross si va forte. Dai, su, per piacere. Il meccanico si accendono con i guanti. Il pilota punta più. Viene fuori il semaforo, se è rosso, verde, giallo. Vabbè, se c'è la lucina verde, poi il meccanico può toccare la macchina. Ah sì, sì, già perché. Se no rimane. Se no rimane. Ma voglio dire, tu sai, col cambio sequenziale normale, non con le palette, anche con le palette, ma il cambio sequenziale, tu prendi una macchina, quando tutti avrete fatto voi, fare i test per vedere il tempo di cambiata, cosa ci metti, quando con l'ingegnere lo metti a posto e vedi la differenza, ogni 3 centesimi, tipo non so, 6 millesimi di cambiata e riportarle a 22, 23, per in modo, ogni volta che cambi guadagni. Una volta quando c'era il cambio A, non dico di averlo H perché la maggior parte non sarebbe capace di guidarlo, no, lì dovevi frenare, accelerare, scalare, lì facevi la staccata quei 10 metri in più di staccata, c'è il piede sul acceleratore anche no adesso, ma è vero, guarda, ma cavoli adesso tutte due, tutti uguali, allora la cambiata c'era mezzo secondo giro tra pilota e l'altro, più l'accelerazione metti giù, hai sempre il cutoff, se posso sentire la replica dei piloti della nuova generazione, sì, ma c'è corso una nuova generazione in turismo, Federico, siete d'accordo o no? Cioè con Gabbiani come ma loro cosa... non hanno provato con la vecchia maniera, no, ho capito, però sanno, vogliono un'idea, hanno no, non possono avercela, però no, voglio capire, però avranno un'idea sti ragazzi. Ma il GP2 è abbastanza antica, se non venite no, qua, vabbè, il GP2 non ha controlli, comunque ha 630 cavalli, bene, quanto ben dice, ma il GP2 non va forte come un Formula 1, devono fare un 1.6 con un motore elettrico dentro, uno fuori, tutto che si scalda, un turbo che fa schifo, un rumore che fa veramente schifo, una macchina pesa un quintale in più, perché? Se vuoi fare una Formula che va forte, la fai. Gli fai 1.000 cavalli. Mi stai attento, Kevin, ti dà anche due sberle se vai avanti, dai, così. Poi dopo, sai perché fanno così? Perché le case devono restare là. Non può esserci il miliardario di turno che arriva con un pilotino di 18 anni che gli fa un mazzo così. Loro devono spendere, fare delle cose esagerate,
per starci sempre loro, punto, è morta lì il discorso. È la tecnologia che va e quale? Perché vedrai se quante macchine tecnologiche ci saranno tutte con 80 quintali di batterie, sì, voglio vederle. Il Leo, che è un pilota dell'ultima generazione, ha iniziato anche lui con la Formula 3 vecchia maniera, perché io me lo ricordo all'estero, a Nürburgring, quando correva e faceva il terzo, faceva i salti di gioia, adesso poi vince ancora meglio. Poi è passato alle macchine più sofisticate, con le palette, come si suol dire, con il controllo di qui, il controllo di là. Io gli girerei la domanda, ma ti divertivi di più al vecchio Nürburgring con il cambio della tua Formula 3 o con le macchine moderne tutte elettroniche? Ma anch'io col prototipo sono arrivato secondo mondiale con le palette, le elettroniche e tutto, però non è così, è più facile. Tu fai la salita che va su a Yarama col controllo normale, entravi quarta, quinta, sesta piena, senza controllo in quinta la macchina si mette di traverso. Allora, lo controllavi, adesso è molto più facile. Federico, io l'unica macchina che sono riuscito a provare, ho avuto la fortuna di provare, la Formula Campus col cambio ad H. E infatti mi ricordavo che comunque fa la differenza anche in scalata, cioè è impegnativa anche la scalata, appunto attacco, se non stai attento. E facevi la differenza col tuo collega. Assolutamente. Posso anche dire però che ormai le macchine sono molto più facili, però portare al limite, ormai gli stacchi non sono più magari 3 secondi dal primo all'ultimo, ormai sono... Beh, adesso con la Formula di oggi, se guardi il miglior tempo che ha fatto Coach, sono 8 secondi, quindi allora di GP2 magari secondi. Dal primo all'ultimo a 4 decimi, quello... 4 decimi? No. Fai GP2, le guardo tutte le gare. Non ti fa parlare, tanto o lo sovrasti non ti fa parlare. I miei tempi, World Series, prendevi nei test collettivi, prendevi 6 decimi, partivi dietro l'ambulanza, quello poco ma sicuro. Ma secondo te i 6 decimi li prendevi perché? Dimmelo, la macchina... O eri tu? Sarà stato un po' tu, tutto due, hai detto le macchine. Se io sei la macchina. No, ma perché? No, io do perfettamente ragione. Tiri via un pilota, mai tiri via le macchine vecchie che se la Formula 1 adesso avessero 600 cavalli in più, perché le potrebbero avere, invece mettere un 1400, 1600, mettessero un 3000, come un World Series che è un 3005, potrebbero arrivare facilmente a 1000 cavalli. Togliendo tutti i giochi di no, ma noi avevamo già più di 1000 cavalli con un 1500 turbo, attenzione. Assolutamente, sì, io non farei una via di mezzo, perché non vedere la macchina del 2005 con che Raikkonen, mi ricordo che c'era, anche Raikkonen nel 2008 che entrava allo Rouge, non muoveva il volante perché entravano tutti i controlli del mondo, né vedere la macchina di adesso. Perché certo, ma certo. Non una come una volta, sì, però... veloce la mail, poi dobbiamo recuperare pubblicità, vai. Sì, allora da casa ci chiedono, ma si continua a dire che la Red Bull ha dei problemi, ma a quanto pare la engine unit che ha problemi, quindi il motore. Quando metteranno a posto il motore, quale sarà il livello di aerodinamica della Red Bull? Chi lo sa, ci fermiamo un attimo, torniamo subito e rispondiamo a questo e ad altro, torniamo subito. Ciao ragazzi, Mauro Valli, onoratissimo ospite di Griglia di Partenza per farvi vedere e trovare due moto ad ogni puntata. Come sapete, Valli non è solamente automobili americane, ma anche moto speciali. Costruiamo trike, li modifichiamo, abbiamo moto custom importate, moto custom costruite. Ogni genere, qualunque due ruote, made in USA e anche a casa nostra, incluse le Harley Davidson ufficiali quando diventano usate. Le macchine sono infinite, ve lo dimostriamo ogni settimana nel nostro programma che è Ruote Americane, e la panoramica sarà a 360 gradi per farvi vedere anche quest'anno chi siamo e cosa facciamo. Per tutte le informazioni dovete visitare il sito vallistore.com, pagina Facebook Vallistore Ruote Americane, troverete tutte le informazioni e tutti i nostri contatti, non stancatevi di chiamarci. Ti sei mai chiesto qual è il valore di un'emozione? Jaguar XF. Tutta l'emozione Jaguar al prezzo di un'auto.
tua da 40.850 euro. Scoprila da Jaguar Monza, potrai acquistarla pagandola con 36 rate mensili da 385,50 euro, anticipo del valore di 15.000 euro e maxi rata finale. Jaguar XF da Jaguar Monza, puoi! Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Mi trovo negli stupendi saloni della concessionaria Se Motors Nissan di Monza da 22 anni, concessionaria monomandataria importante del marchio Nissan. Tanta qualità, tanta esperienza, tanta professionalità per respirare l'aria del mondo Nissan. Se Motors è il posto ideale. E poi tanti modelli nuovi come la Qashqai, vero Moreno? Vero Franco, Qashqai è il crossover più venduto al 2007 ed oggi è ancora più bello. È anche nella versione 1.6 diesel automatica, disponibile anche 4x4, pensa, a partire da 19.990 euro. Prenotate un test drive, abbiamo belle vetture, abbiamo 20 anni di esperienza ed il gioco è fatto. Se Motors da oltre 20 anni si dedica esclusivamente alla vendita delle vetture del marchio giapponese Nissan, una vera garanzia. Scopri la nuova Qashqai e l'universo Nissan da Se Motors in via Visconti 15 a Monza, a pochissimi passi dalla stazione. La risposta alla mail sulla Red Bull, come andrà con l'aerodinamica? Io non so, io tento a credere che Newey abbia sbagliato la macchina. No, il problema è stato che chi ha fatto tutto in casa, vedi Mercedes e Ferrari, ha alloggiato tutta l'unità motrice, perché non bisogna più parlare di motore, l'unità motrice, il cambio, il raffreddamento, l'ha installato su un qualcosa che aveva fatto lui. Red Bull si è beccata un motore che Renault aveva provato al banco addirittura, ha sviluppato al banco addirittura senza cambio, e quindi anche lì è un problema, perché ad esempio Mercedes che va benissimo come unità motrice ha qualche problemino di cambio, e infatti anche loro hanno qualche problemino di affidabilità. Quindi oltretutto c'è da ricordare che c'è la limitazione dei motori che puoi usare nell'arco dell'anno, c'è la limitazione dei cambi che puoi usare nell'arco dell'anno. Quando hai un problema oggi come oggi, con tutte le centraline che hai a bordo e i chilometri di cavi, per ripararlo ci metti una vita, sempre che tu riesca a entrare col computer e a capire qual è la centralina. Secondo te è messa meglio la Formula 1 o la MotoGP? Alla luce di tutto quello che si è detto MotoGP stasera. Sto vedendo che vuol copiare il regolamento della Formula 1, ma la MotoGP è molto meglio. Franco, cioè, è messa meglio la moto delle Franco, auto. Scusa, Franco, vuoi dire una cosa? Ma secondo te è giusto che hanno 8 rapporti che in alcune piste metteranno la settima? Cioè, mi scappa, cioè, questo qui non è tecnologia. Lo so che, ma non è tecnologia, perché io ho sempre usato la fase iniziale di una formula futuristica. Cioè, futuristica. La Formula 1 si giustifica se vende anche tecnologia, se porta tecnologia per l'auto di serie. Io ed è per questo motivo che ci sono Renault, c'è il gruppo Fiat Chrysler con la Ferrari, c'è Honda che entra, c'è la Mercedes ed entrerà qualcun altro. Però non allora, usano i rapporti. L'automobile moderna è fatta in un altro modo. No? Cioè, è inutile rimpiangere il passato. No, io non rimpiango il passato. Io so che 8 rapporti ne usi 7 in alcune piste. Ma ne usi 7 nella fase iniziale. Con la coppia che ha i motori è una formula nella fase iniziale, è una formula futuristica nella quale ci sono due motori elettrici o generatori accoppiati a un motore con il turbo. C'è una gestione elettronica della frenata posteriore, c'è uno scambio di energia elettrica tra due motori, è una cosa ultra complicata, ultra difficile,
il cui riflesso sulla produzione in serie è immediato. Ma ci mettono anche un robot dentro, ci mettono un robottino dentro. Ricordiamo, ma non è vero, ma non è vero. Io sono d'accordo su quello che... Perché secondo me, durante il Gran Premio, ritengo che siamo di fronte a un cambio, un cambio generazionale, e dobbiamo essere contenti, per me, di essere spettatori di questo. Perché non accettare un cambio così drastico? Non c'è nulla di sbagliato nell'innovazione. Ma posto il motore elettrico. Il pilota non è computer, il pilota è il perimbelato, sarà sempre tenuto a dare il massimo, tant'è vero, vedi che Alonso va più forte. E poi ci sono generazioni che non hanno vissuto il passato, no? Cioè, le nuove generazioni l'hanno vissuta meno di come l'abbiamo vissuto noi, in modo così viscerale. Allora Simon voleva intervenire, Simon? Volevo intervenire dal fatto che è differente la parte tecnica della Formula 1 rispetto alle moto, anche perché noi abbiamo fatto un castello, però l'intervista che ha fatto Zamagni ai piloti ha reso le cose chiare. Valentino cosa ha detto? La Honda è ancora lì davanti, noi abbiamo migliorato, ma in gara sarà difficile. Sì, ma la moto non ha evoluzione, vogliamo dire o no? Cioè, quando tu hai una moto, un BMW 1100, che pesa ancora 250 kg, vuol dire che non c'è stata evoluzione. No, l'evoluzione c'è stata, dai, non si può dire. Non c'è evoluzione, c'è evoluzione solo sull'ABS, non c'è alleggerimento di motori, hai dei consumi elevatissimi, perché io vado in moto e lo so. Cioè, uso delle moto e guardo anche quanto consumano. No, la moto non ha evoluzione, la moto è al Gran Premio, da un anno all'altro non tira giù un secondo. Ma dai, la Formula 1 ha sempre portato qualcosa a produzione. Nelle macchine di serie cosa ha portato? Ma ha portato un sacco di cose. Ma sì, abbiamo un giro con le macchine che pesano 13, 14 quintali. Cosa? Le automobili di serie. Cosa ha portato alla fine? Ha fatto carbonio, questo, quell'altro, ma ha portato, ha portato una cosa che ti dico un nome, Turbo, ti dice qualcosa? Sì, per l'amor di Dio, però viaggiamo ancora. Se vogliamo guardare la tecnologia, l'hanno portato i camion, perché i cambi sequenziali c'erano sui camion. Sono avanti anni luce. No, il primo che ha usato un cambio automatico, e oggi c'è su tutte le macchine con le palette, è stato il signor Mansell sulla Ferrari, ed era il 90, no? Villeneuve l'aveva usato prima. Io correvo nell'86, quando io facevo mondiale prototipi, Stuck con la Porsche aveva il cambio automatico sopra, la rotta. Ma no, il cambio... ma era un automatico vecchia maniera. Allora, mi piace che litighiate un pochino, però Federico... Ma non c'entra i cambi automatici di allora, c'entra niente. L'elettroidraulico, parlo di elettroidraulico. Mi spiace che vi siate accesi solo alla fine della trasmissione, però settimana prossima avremo tempo per parlarne ancora. Federico, invece, hai portato un tuo amico che è un compagno di avventura un po' diverso, una gara o delle gare alle quali possiamo partecipare anche noi, insomma, uomini della strada in sostanza. Sì, parlo sempre di tecnologia, infatti Arturo mi sta già guardando male, e ho portato un ragazzo che ormai è un amico, quindi adesso nell'attesa di decidere, questi mesi qui sono un po' più tranquillo, sto aspettando un po' di decisioni anche da parte di Ferrari per quello che farò, mi sono proprio messo a fare dei campionati online con R-Factor, nel portale che è il numero uno ormai in Italia, ormai sono 300-400 piloti, ci dirà lui, iscritti, e sono gare anche, ormai facciamo le Mans Series con due categorie, veramente una roba super professionale, tanti piloti veri. Silvia, tanti piloti. Ha già partecipato Silvia? Tu non già... ancora, però non ti vogliono, occhio, tienila alla larga. Vero che mi volete. Come si fa per partecipare? Niente, basta andare su www.gtitalia.org e... Siamo praticamente una comunità che da 10 anni, siamo la numero uno in Italia, la seconda in Europa, e abbiamo una scuderia che quest'anno per il secondo anno parteciperà al campionato mondiale Endurance con due vetture, quindi anche quest'anno faremo il mondiale Endurance e partiremo fra 20 giorni con la 12 ore di Sebring. Ma si può scegliere la macchina? Come funziona? Sì, è come portare la realtà nel virtuale. Abbiamo team, bisogna iscrivere i piloti, i contratti, preparare le macchine, assetti, tutto come nella realtà portato nel virtuale. Gabbiani posso fare con Gabbiani una squadra? C'è ancora 20 anni. Quando picchi cosa fai sul virtuale? Vai all'ospedale? Stai a casa tua? Volevo solo dire che siamo il portale che ha i piloti più forti di tutta Italia, abbiamo dei piloti reali come Federico, come Andrea Rizzoli, probabilmente ne arriveranno degli altri, e il nostro sogno è quello di portare uno dei nostri piloti nel reale per vedere
veramente quanto uno lì va forte e poi come si confronta. Bene, bello, complimenti. E c'è anche il cugino di... Vabbè, avessi detto il cugino di Gabbiani, avessi detto. Devo salutare le persone, saluti. Salvo, Diego, Luca, Bonazzi, ce ne sarebbero tutti quelli. Salutiamo tutti Italia. Se fai qualcosa nelle moto, okay, mi rimetto a correre. Invece Mauro, devo chiederti due informazioni su questa moto, perché è una molto particolare, colorazione verde, glitter. Allora, avremo pochissimo tempo, per cui vogliamo dicendovi che è una modifica leggera, una customizzazione di ultima generazione, trasforma la moto in bagger, questa è la nuova categoria, la parte dominante è la forcella anteriore, si arriva a mettere cerchi fino a 28 pollici, ma dopo le moto chiaramente non vanno più bene, noi rimaniamo in una modifica intorno ai 23, questa è una Road King ed è proprio la customizzazione dell'ultima generazione. Anche noi facciamo un sacco di cose, l'Harley Davidson aggrega, non viviamo il motorsport con i pistoni che vanno a 8.000 giri o a 20.000, però facciamo un sacco di cose. C'è la Bike Week in Florida che vi consiglio di seguire, noi sul sito ce l'abbiamo, sulla nostra pagina Facebook, è un evento importante, una settimana in moto in un paese meraviglioso che è la Florida, e c'è l'evento di Sturgis che parte al 31 di giugno e dura 40 giorni, è il Rally di Sturgis, dove ci saranno credo 3 milioni di moto in quei 40 giorni, e i bagger domineranno perché, come dicevo prima, è proprio la voglia di modificare la moto standard. Significa che tu hai una Road King, hai un'Electra, hai qualche cosa che non è estremo come un chopper, e con una modifica come quella, colorazioni incredibili come quella vernice in 20 strati col metal flake sotto, domina la parte anteriore e diventa la moda di 2012-13-14. Sono 2-3 anni che si è spinta in avanti. Vallistore.com, Vallistore.com è il sito, e lo vediamo poi Valli domani sera ad affari con le ruote alle 23:39. Devo fermarmi, siamo in ritardo spaventoso, ma ci rivediamo per i saluti, torno tra un minuto. Un uomo entra in un bar, ma è il bar sbagliato. Un caffè, grazie. Ma io vado. Non hai dimenticato niente? Bei denti. Vuoi tenerli così? Meglio due. Fuori casa vivi a tenere i denti sani. Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo, intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia, ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Accendifuoco Doppia Forza, che con l'aggiunta di carbone vegetale garantisce una combustione più intensa e duratura. Mi trovo negli stupendi saloni della concessionaria Se Motors Nissan di Monza da 22 anni, concessionaria monomandataria importante del marchio Nissan. Tanta qualità, tanta esperienza, tanta professionalità per respirare l'aria del mondo Nissan. Se Motors è il posto ideale. E poi tanti modelli nuovi, come la Qashqai, vero Moreno? Vero Franco, Qashqai è il crossover più venduto al 2007 ed oggi è ancora più bello. È anche nella versione 1.6 diesel automatica, disponibile anche 4x4, pensa, a partire da 19.990 euro. Prenotate un test drive, abbiamo belle vetture, abbiamo 20 anni di esperienza ed il gioco è fatto. Se Motors da oltre 20 anni si dedica esclusivamente alla vendita delle vetture del marchio giapponese Nissan, una vera garanzia. Scopri la nuova Qashqai e l'universo Nissan da Se Motors in via Visconti 15 a Monza, a pochissimi passi dalla stazione. Dimensione Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che hai in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago in via Einaudi 34. Allora io vado. Questa tienila tu. La tua classe B Full Edition con Intelligent Drive? No, dicevo la moto. Ma non la so guidare. Ah no? Classe B Full Edition con Intelligent Drive. Intelligente anche nell'acquisto. Da 25.900 euro con tetto panorama, navigatore, Bixeno, telecamera posteriore e interni in pelle.
vieni a provarla. Scopri le promozioni di Venus a te riservate sul sito grigliaripartenza.com. Eccoci di nuovo insieme alla Mondoflex. Tempo di saldi, di tanti sconti. Se per tanti motivi avete rimandato l'acquisto di una rete o di un materasso, adesso è arrivato il momento giusto di acquistare, perché stiamo utilizzando lo stesso listino prezzi di 3 anni fa. Abbiamo reti e materassi di qualunque tipo scontati fino al 50%. Ma alla Mondoflex non trovate solo reti e materassi. Alla Mondoflex abbiamo anche poltrone basculanti prodotti in Italia, piumini d'oca garantiti 10 anni, biancheria dell'artigianato fiorentino e poi divani, letti delle migliori marche come Cosatto, Samoa, Twills e tante altre soluzioni. E poi venite a scoprire le nuove linee, componi il letto come vuoi e nuovo sistema letto Mondoflex. Qualità, prezzo, garanzia e assistenza sono i nostri punti di forza. Approfittate dei saldi, chi prima arriva meglio acquista. Ora vi saluto, ma vi aspetto. Un grande abbraccio a tutti. Siamo in un ritardo spaventoso, vi chiediamo scusa. Allora, mi spiace che il tema importante che ha sollevato Cazzaniga sui riflessi della tecnologia Formula 1 sul prodotto di serie sia venuto fuori molto alla fine, verso la fine della trasmissione. Settimana prossima magari riprendiamo da lì, perché è un tema importante. Domani sera speciale Ginevra in Affari con le ruote dalle ore 23 su Telenova e poi lunedì sera 23, dalle 23 Good Life. Noi ci vediamo qua giovedì prossimo. Narducci prepara il Supercross perché la gente sta scrivendo. Sì, e me il Supercross da settimana prossima, per cui rimanete sintonizzati, noi siamo carichissimi e ci vi daremo poi anche sul sito sicuramente tutte le notizie sul motocross. E sì, infatti volevo un ci pochettino andarti contro, cioè non c'è stata un'evoluzione così ampia come in MotoGP o in Formula 1, però c'è un sistema sviluppato da Ghetta Athena che praticamente anche taglia la potenza, sì. Sente lo slittamento della ruota posteriore e cerca di riguadagnare. C'è anche un launch control fatto da Kawasaki per le partenze, appunto, che anche lì taglia praticamente l'iniezione e cerca di avere una disposizione. Okay. Ci vediamo allora settimana prossima. Grazie ragazzi, ciao, grazie per essere stati a tutti con noi. Pernat, non ci sei? C'è le prove. Moto 2, Moto 3. Io ci sono. Ci sei? Va bene. Collegamento. Se vuoi, sì. Collegamento. Ci sentiamo per telefono. L'ultima cosa che Ezio. Civ Sky farà il campionato italiano finalmente una televisione che fa vedere grazie i giovani. Grazie alla federazione grazie che ha fatto il contratto. No, te noi, più che altro. No, io no, la federazione. Va bene. Noi invece continuiamo i test dell'Otto Scapo martedì a Franciacorta. Franciacorta, per chi vuole informazioni pbracing.it. Vedi che lo sai che è il tuo sito. Ci vediamo super giovedì ragazzi, grazie per stare con noi. Venite in studio, vi aspettiamo. Ciao. Edizione 2014 rombante di Griglia di Partenza in collaborazione con Diavolina, Peugeot Scooter, Fassina, Nolan, Polini, Jaguar Monza, Valley Store, Go and Fun Green Energy Drink, San Carlo, I like the way you move.